Bene, buonasera a tutti, sono Giuseppe Dodaro del CIRF. Possiamo iniziare questo nuovo appuntamento. Il tema di oggi è la gestione ambientale dei consorzi di bonifica. Anche questo seminario, anche questo webinar organizzato dal CIRF insieme all'Università di Salerno viene organizzato nell'ambito del progetto Life Green Change. Io parto subito con la mia introduzione, che sarà molto breve per lasciare poi spazio alle comunicazioni successive. Spero che sia partita. Ok, quindi i canali di bonifica, ovviamente, come sapete, l'Italia è stato oggetto, diciamo, di attività di bonifica già dall'epoca romana e poi successivamente in epoche diverse fino ad arrivare al periodo più intenso, diciamo, agli inizi del Novecento. I canali di bonifica sono stati realizzati sostanzialmente, la funzione iniziale, scusate, era quella ovviamente di aumentare le superfici coltivabili e di tutelare a quel punto gli insediamenti, le colture, la popolazione. Quindi la progettazione dei canali di bonifica è stata effettuata considerando, tenendo d'occhio, diciamo, questa funzione principale, ad esempio considerando uno scenario di assenza della vegetazione, massimizzando poi la capacità di smaltimento. E in realtà, nel corso degli anni, soprattutto, diciamo, negli ultimi 20 anni, il ruolo dei canali di bonifica e il ruolo in generale, diciamo, di chi gestisce dei consorzi di bonifica è un po' cambiato. Anzi, è profondamente cambiato. Quindi, mentre prima appunto le funzioni dei consorzi, quindi le funzioni dei canali, erano quelle di sostanzialmente portare acqua agli agricoltori quando l'acqua serve a irrigare le colture e eliminare l'acqua in eccesso, quindi evitare in qualche modo, mitigare il rischio di inondazione per le colture. Nel corso degli ultimi anni, ripeto, questa funzione è divenuta più articolata, per cui anche gli stessi consorzi, che peraltro poi hanno avuto, diciamo, nel corso degli anni in gestione non solo il reticolo artificiale, ma anche pezzi, diciamo, del reticolo naturale, dicono, si presentano in una maniera differente rispetto a prima, dicendo, ad esempio, che i consorzi di bonifica hanno un ruolo fondamentale per la tutela del paesaggio, per la valorizzazione del territorio. In qualche caso, ad esempio, c'è scritto anche: noi svolgiamo un ruolo fondamentale per la conservazione dei biotopi, per la tutela della biodiversità. È evidente, diciamo, che a questo cambio di funzioni è seguito, o comunque, diciamo, dovrebbe seguire, da qualche parte si è avviato in maniera più profonda, in realtà in altri contesti nazionali un po' meno, un cambio nella gestione, quindi del reticolo idrografico artificiale. Ultimamente questo cambio è stato in un qualche modo anche in parte forzato, se vogliamo, da diversi elementi. Io ne ho evidenziati tre. Uno è quello, diciamo, del cambiamento climatico, che nelle sue forme diverse in un qualche modo complica gli schemi di gestione che sono stati applicati fino adesso. Poi lo sviluppo degli insediamenti, quindi come dire, la riduzione in alcuni casi, soprattutto nei contesti di pianura, come vedremo, del territorio agricolo, e quindi l'aumento delle portate che i canali devono smaltire a causa dell'impermeabilizzazione dei suoli, e poi, diciamo, una mutata sensibilità in generale verso la qualità ambientale, verso la qualità ecologica dei territori, e quindi di conseguenza verso come dire, il ruolo che i canali svolgono all'interno dei territori, che vengono fruiti anche con un'ottica diversa. Cambiamento climatico, come sappiamo, sono tante le sfaccettature, molte delle quali ancora non sono chiare, soprattutto, ad esempio, rispetto alla piovosità, diciamo, alle quantità di pioggia. Però quello che si sa è che stanno aumentando gli eventi estremi,
gli eventi intensi, diciamo, che spesso riversano, diciamo, sul territorio quantità di piogge molto elevate in tempi estremamente ridotti. Quindi questo costituisce, per quello che si è detto prima, una complicazione e che impone in un qualche modo un ripensamento, come dicevo, delle modalità gestionali, ed è una cosa, diciamo, destinata presumibilmente a durare ancora per qualche anno. Questo è un modello fatto all'Agenzia Europea per l'Ambiente nel periodo 2071-2100. Ad esempio, in Italia si immagina che nel corso dell'inverno aumenteranno, diciamo, una percentuale compresa fra il 15 e il 25% per quasi tutta l'Italia, al di là di qualche buco bianco, il numero degli eventi con precipitazioni intense, mentre invece d'estate questa cosa non avverrà, anzi in qualche caso potrà anche diminuire, così come è previsto, diciamo, rispetto alla piovosità media, che la piovosità media aumenti profondamente sull'arco alpino, mentre invece diminuisca in maniera consistente in tutta l'Italia centro-meridionale. Quindi i consorzi dovranno gestire situazioni di siccità, quindi magari in concomitanza ai periodi di maggiore richiesta da parte delle culture, allo stesso tempo invece giornate, periodi ristretti con grandi quantità d'acqua che ricadono in periodi di tempo molto limitati. L'altro tema che si diceva è l'artificializzazione del territorio, quindi una capacità di disperdere le acque che è diminuita. Questi sono gli ultimi dati presentati da ISPRA. Come vedete, si continua, diciamo, a consumare suolo profondamente in Italia. Queste sono un'immagine tratta dalla presentazione di Michele Munafò, che è il responsabile per ISPRA del monitoraggio del consumo di suolo. Quindi nel 2019 5.000 ettari in più in tutta l'Italia, con alcune, diciamo, le zone rosse che vedete nella mappa dell'Italia sono le zone costiere e le zone di pianura sostanzialmente, in cui si concentra ovviamente maggiormente il consumo di suolo. Come vedete, il consumo di suolo si concentra in gran parte, diciamo, avviene a scapito di aree agricole. Più del 70%, diciamo, di quei 5.000 ettari passa consumati nel 2019 sono aree agricole. Quindi, di nuovo, diciamo, il contesto in cui sono tipicamente localizzati i canali di bonifica in cui agiscono i consorzi di bonifica. Sorprendentemente, come vedete, anche suolo anche all'interno, diciamo, dei 150 metri, diciamo, dei corpi idrici in percentuali minime, ma ancora si continua, diciamo, a costruire, ad artificializzare, a trasformare il suolo anche in delle zone che dovrebbero essere assolutamente salvaguardate. L'impatto del consumo di suolo, cioè, sono vari, ovviamente i servizi ecosistemici che vengono erosi. Tra le altre cose c'è il problema, appunto, che si è persa, quindi negli ultimi 7 anni, questa è la stima di ISPRA, la capacità di infiltrazione di oltre 300 milioni di metri cubi di acqua di pioggia. Infine c'è il tema, come dicevo, di una mutata sensibilità, di una diversa sensibilità che parte dal livello normativo, quindi la direttiva 2060 ha individuato, diciamo, alcuni obiettivi chiaramente per i corpi idrici naturali, però anche in parte, diciamo, per i corpi idrici artificiali. Quindi il criterio, diciamo, del non deterioramento, del miglioramento dello stato non vale solo per i corpi idrici naturali, ma varrebbe, almeno in teoria, secondo gli intenti della direttiva, anche per i corpi idrici artificiali, per i quali la direttiva prevede che debbano raggiungere il potenziale ecologico massimo, quindi dovrebbe raggiungere, diciamo, uno stato che riflette nella misura del possibile le caratteristiche del tipo di corpo idrico superficiale maggiormente comparabile. Per quanto, diciamo, complicato anche nella definizione questo concetto, è importante, diciamo, ricordare che la direttiva stessa, la direttiva quadro, non abbandona del tutto, diciamo, i corpi idrici artificiali, cioè non li considera persi, ma
diciamo, orienta gli Stati membri ad attivare delle politiche che vadano nella direzione comunque del miglioramento dello stato di qualità, proprio riconoscendo in questo caso la funzione, le diverse funzioni, diciamo, che anche il veicolo artificiale può svolgere. E poi c'è anche un po' come quello che dicevo all'inizio, una sensibilità ambientale che è aumentata anche da parte dei cittadini, quindi sono attività di fruizione, sono attività di ricreative, culturali, il territorio di bonifica ha comunque una valenza culturale, un'identità, e quindi sono diversi i consorzi di bonifica che in qualche modo negli ultimi anni sono stati un po' spinti, sono stati un po' strattonati anche dai cittadini che utilizzano il territorio per delle attività ricreative e preferiscono farlo, diciamo, in un territorio più accogliente, più gradevole, un territorio che esprima, diciamo, una certa qualità. Questo, come dicevo, impone in un qualche modo un cambio nella gestione, nei diversi aspetti della gestione. Adesso qui c'è l'esempio della vegetazione, che è uno dei più eclatanti, o comunque, diciamo, di quelli che riguarda un po' più da vicino l'attività quotidiana dei consorzi. Un tempo, appunto, l'approccio tradizionale prevedeva un taglio totale della vegetazione perché questo comportava un aumento della sezione, una riduzione dei livelli idrici e quindi la minimizzazione del rischio di esondazione. Questo, diciamo, era un po' semplificando, un po' andando di corsa il concetto che animava l'azione dei consorzi. Questa cosa qui però comportava anche dei problemi che alcuni consorzi hanno nel corso degli anni, come dire, toccato con mano. Quindi il taglio totale della vegetazione comporta, diciamo, in alcuni casi la destabilizzazione delle sponde o il peggioramento della qualità dell'acqua per una serie di problematiche, come appunto la risospensione dei sedimenti accumulati, un aumento della temperatura e quindi un incremento dei costi di manutenzione. Questa cosa, diciamo, nel corso degli anni, oltre, diciamo, a tutte quelle altre spinte di cui abbiamo parlato prima, ha portato alcuni consorzi a provare a sperimentare alcune misure, alcuni approcci, diciamo, alcuni strumenti diversi. Ad esempio, riguardo al taglio della vegetazione, nel primo di questi webinar abbiamo introdotto il concetto di manutenzione gentile, sottolineando il ruolo che i canali di bonifica possono avere per la tutela della biodiversità, soprattutto in territori rurali con un'agricoltura molto intensiva in cui i corpi idrici artificiali mantengono comunque una funzione di conservazione degli habitat. Allora, si è visto, ad esempio, queste sono una slide che mi è stata data da Alessandro Enrico, è una sperimentazione che ha fatto l'Università di Firenze su alcuni canali di bonifica della Versilia e che dimostra che effettivamente tra il cosiddetto non vegetation scenario, quindi, diciamo, tra un taglio a raso della vegetazione e un taglio misurato, cioè non ci sono grandi differenze, diciamo, negli effetti riguardo, diciamo, alla sicurezza idraulica. Quindi, diciamo, su questa scorta ci sono alcuni consorzi che, appunto, come ho detto, stanno progressivamente modificando il loro modo di gestione, il loro rapporto col territorio, puntando molto sulla qualità ambientale del veicolo idrografico artificiale e restituendo quindi a questi canali un ruolo articolato all'interno, diciamo, anche delle dinamiche ecologiche del territorio, ma anche in quelle di valorizzazione paesaggistica e ricreativa, come dicevo. All'interno del progetto Green Change, che si realizza, diciamo, nell'Agro Pontino, quindi un territorio forse tra i più simbolici nella storia della bonifica italiana, noi stiamo lavorando come CIEF assieme ad ANBI, assieme al Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino, che è uno dei consorzi più
più estesi che c'è in Italia, con circa 4.000 km di rete idrica superficiale diffusi, diciamo, in un territorio di circa 170.000 ettari e un territorio agricoltura intensiva molto diffusa, che quindi provoca, diciamo, determina, contribuisce, diciamo, a un deterioramento della qualità dei bacini. Si tratta, sono qui alcuni dei bacini idrografici nelle condizioni di qualità peggiori un po' in tutto il Lazio. Il consorzio si trova ad affrontare situazioni differenti, eterogenee, quindi stiamo realizzando all'interno del progetto Green Change delle linee guida e anche alcuni casi studio che poi condivideremo, grazie al supporto di ANBI, con altri consorzi di bonifica dell'Italia centro-meridionale, per provare a capire quali di queste soluzioni diverse possono essere applicate anche in altri territori. Questo è un esempio, diciamo, dei casi studio che stiamo affrontando. Ad esempio, nella foto in alto a sinistra, siamo all'interno del territorio della città di Latina, quindi sul canale Acque Alte, un canale che ha problemi di esondazione, quindi in area urbana, e il consorzio ci chiede come fare la manutenzione e quali interventi possono essere realizzati appunto per minimizzare il rischio idraulico, anche per consentire la fruizione di questo canale da parte della popolazione, perché c'è una grossa richiesta, c'è una pista ciclabile in frangio a questo canale. Nella foto a destra invece un problema opposto, siamo nella zona marina e qui invece la popolazione chiede, quindi vedete un canale, diciamo, molto ampio, il canale Colmata, che non ha problemi di esondazione, ma qui invece la popolazione chiede di tagliare la vegetazione perché invede nella vegetazione, questa è una percezione ahimè diffusa, un fattore di sporcizia che attira animali, insomma, che crea pericoli. Oppure in basso a sinistra sul canale Allacciante siamo all'interno di una delle aziende che partecipa al progetto Green Change, abbiamo un problema di qualità delle acque determinate dall'inquinamento diffuso, crollo spondale per l'azione delle nutrie, e siamo subito fuori dal Parco Nazionale del Circeo. Quindi, in questo caso, anche in questo caso, il consorzio ci chiede cosa devo fare, quali sono le soluzioni migliori, o nel diversi Pinocchia in cui il problema è di carattere gestionale e anche, diciamo, amministrativo, nel senso che siamo all'interno anche qui del Parco Nazionale del Circeo, il consorzio ha tagliato alcuni alberi, l'opposizione, diciamo, delle associazioni locali che chiedono che questi alberi vengano ripiantati. Il consorzio ci dice: ma come posso fare a ripiantare alberi sull'argine se c'è il regio decreto che me lo impedisce? Quindi una serie di problematiche complesse che noi proveremo ad affrontare, e approfittiamo di questa occasione per ascoltare anche chi queste problematiche le ha già affrontate e in parte superate. Quindi io termino e lascio la parola ai relatori, che ci esporranno alcuni casi di successo, alcune buone pratiche che si stanno realizzando in Italia. Il primo a prendere la parola è Carlo Bendoricchio, il Consorzio di Bonifica delle Acque Risorgive, che è uno dei primi, oddio, io non riesco però, no, ecco, è uno dei primi, diciamo, consorzi ad aver applicato alcune di questi approcci, ad aver realizzato alcuni degli interventi che noi, diciamo, come CIRF studiamo da tempo e proponiamo da tempo anche in altri territori. Quindi, Carlo, ti lascio la parola. Benissimo, grazie. Grazie per la presentazione, grazie per l'invito e buon pomeriggio a tutti quanti. L'intervento che propongo oggi è il progetto di riqualificazione ambientale diffusa del comprensorio di competenza del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive. In sostanza, per questa mezz'oretta, 20 minuti, vi racconto l'esperienza del consorzio che dirigo. È il consorzio appunto Acque Risorgive, lo vediamo in questa immagine nei suoi confini. È un territorio che afferisce alla laguna di Venezia. Occupa una superficie piccola rispetto a tanti altri consorzi, abbiamo soltanto 101.000 ettari, quindi poco più di 100.000 ettari, e che si affacciano alla parte centrale della laguna, quindi proprio di fronte al ponte che porta
a Venezia. Dal punto di vista dell'occupazione del territorio amministrativamente parlando, siamo suddivisi su tre province: la provincia di Venezia per 47.000 ettari, insomma il 47% del nostro comprensorio è in provincia di Venezia, il 37% circa in provincia di Padova e il 17% in provincia di Treviso. E la particolarità però di questo intervento, di questo territorio, è che appartiene al bacino scolante della Laguna di Venezia e di conseguenza ha delle attenzioni, ha dovuto prepararsi, insomma, strutturarsi per avere particolari attenzioni alla qualità dell'acqua che va a sversare in laguna. Allora, l'appartenenza al bacino scolante ha nei secoli influenzato questo territorio, così come tutto il territorio del bacino scolante della Laguna di Venezia, inizialmente per aspetti, diciamo, idraulici, no? In epoca serenissima sono stati realizzati parecchi interventi di diversificazione, di diversione del percorso dei fiumi, dei grandi fiumi, che portavano le loro acque in laguna e che ne comportavano l'interramento, quindi per evitare che la laguna progressivamente venisse interrata e quindi venisse persa, la Serenissima aveva fatto alcuni interventi, ancora ben visibili, di diversione dei principali corsi d'acqua. È stato diversato prima di tutto l'Osellino, che è la parte terminale del fiume Marzenego, uno dei principali fiumi che oggi gestisce il Consorzio, e poi successivamente nel tempo il Muson Vecchio, che è diventato Muson dei Sassi, è stato spostato sul Piave, sul Brenta, il Brenta è stato spostato dalla laguna e portato verso Chioggia direttamente in Adriatico, il fiume Piave ha lasciato spazio a quello che poi è diventata la parte terminale del fiume Sile e via così. Progressivamente tutti i grandi fiumi che scaricavano in laguna furono allontanati. E abbiamo raggiunto, diciamo, questo assetto idraulico a metà del 1600. Da quel momento in avanti l'assetto idraulico della laguna rispetto alle grandi opere del bacino scolante, la Laguna di Venezia, è rimasto pressoché immutato e invece è cominciato a mutare sempre di più il territorio e l'uso del suolo di questo bacino scolante. E in particolare nel periodo del dopoguerra è incominciata la grande urbanizzazione che ha portato a una serie di problemi. Comunque, in epoca più recente, invece, siamo attorno agli anni 1980, e la laguna ha fatto sentire nuovamente la sua pressione, insomma, la necessità che il territorio di monte venisse a modificare il proprio assetto a fine di tutelare, appunto, il corpo idrico lagunare. E quindi, e questo perché appunto quella modificazione del territorio che nel tempo si era sviluppata aveva portato delle fonti di pressione dal punto di vista di qualità dell'acqua in termini di nutrienti principalmente verso la laguna che ne compromettevano la stabilità e il proprio ecosistema. E quindi scottati, diciamo, da delle esperienze anche molto forti che portarono, diciamo, all'attenzione a livello nazionale per l'effetto della prolificazione di alghe in laguna, dell'effetto delle mucillagini. Non so se qualcuno di voi della zona ricorderà che attorno agli anni 80, insomma, poco, c'erano stati degli eventi delle mucillagini anche in Alto Adriatico, era difficile anche andare a fare il bagno in quei momenti. Comunque la necessità era quella di migliorare la qualità delle acque che venivano sversate in laguna. E quindi è stato sviluppato in varie fasi un piano direttore della Regione Veneto che prevedeva una serie di interventi tesi appunto a migliorare la qualità delle acque che poteva raggiungere la laguna. Il concetto, nello schemino che vediamo in basso in questa immagine, viene riassunto il concetto che sta alla base del piano direttore. In sostanza, un territorio, quello del bacino scolante appunto, ha una possibilità di generare un carico inquinante o di nutrienti e attraverso delle variazioni queste possono essere progressivamente ridotte e quindi portare il carico scaricato effettivamente in laguna minore di quello potenzialmente generato.
Le azioni che possiamo fare per ridurre questo carico sono innanzitutto di prevenzione, cioè lavorare sulla normativa, lavorare sulla pianificazione affinché il carico non venga generato, non venga appunto generato, ma quando poi il carico viene generato si può incidere con azioni di riduzione. Le azioni di riduzione sono per esempio la realizzazione di sistemi di fognatura, di impianti di depurazione, di sistemi che una volta che il carico c'è lo vanno a ridurre. Quando il carico, pensiamo al depuratore, ha fatto il suo mestiere, a un certo punto quell'acqua viene scaricata nel corpo idrico, nel canale, in questo caso, e viene definito carico residuo. Per migliorare la qualità dell'acqua, di questo corpo idrico, quindi questo per migliorare, per abbattere ulteriormente questo carico residuo, l'unica cosa che si può fare è intervenire all'interno del canale. Per intervenire all'interno del canale dobbiamo attivare la sua capacità di autodepurazione, la sua capacità di fitodepurazione in particolare. Nel 1999 il Ministero ha posto dei limiti di scarico in laguna in termini di tonnellate massime annue che potevano essere scaricate di azoto e di fosforo ed ha avviato un programma di finanziamenti che consentiva la realizzazione di una serie di interventi nei vari settori, quindi fra i quali c'era anche il settore territorio, all'interno del quale potevano ottenere finanziamenti i consorzi di bonifica per massimizzare gli aspetti di fitodepurazione della propria rete. Siccome appunto Acque Risorgive appartiene a questo bacino scolante, ha potuto godere di questa opportunità. Il nostro comprensorio, dicevo prima, è 100.000 ettari, 873.000 ettari sono appartenenti al bacino scolante, quindi l'87% del nostro comprensorio ha potuto godere di questa opportunità. Quando ci è stato detto avete l'opportunità di migliorare la qualità dell'acqua dei vostri corpi idrici, noi uscivamo da una formazione in quel momento diciamo prettamente di bonifica e quindi il primo pensiero che abbiamo detto vediamo se riusciamo a utilizzare questi fondi anche per migliorare quelle che sono le criticità più evidenti dal nostro punto di vista, che erano quelle della sicurezza idraulica del territorio in particolare. Adesso qui io nella presentazione abbiamo riportato delle foto recenti, però all'epoca non eravamo in una situazione molto diversa, seppur gli effetti del cambiamento climatico forse non si erano ancora fatti sentire così in maniera eclatante, però il territorio subiva frequenti allagamenti e quindi abbiamo incominciato a capire come si potevano eventualmente raggiungere entrambi gli obiettivi. Ed è stato facile trovare la risposta perché sapete probabilmente anche meglio di me, insomma, per attivare i processi di fitodepurazione è necessario che l'acqua rimanga a lungo a contatto in corpi, diciamo, biologicamente attivi, quindi in canali nei quali c'è una vegetazione rigogliosa, viva, e che per crescere necessita di acquisire del nutriente, quindi l'azoto. Se la pianta processa questo nutriente, lo assorbe, oppure lo trasforma, diciamo, da nitriti, nitrati, attraverso processi di nitrificazione e di nitrificazione, l'acqua che ne passa avanti ha meno nutriente all'interno del suo interno e di conseguenza si è raggiunto quell'obiettivo. Bene, per aumentare i tempi di residenza all'interno di un canale e per aumentare la possibilità di contatto con questa superficie bisogna dare spazio all'acqua. E dando spazio all'acqua riduciamo anche il rischio idraulico perché abbiamo la possibilità di realizzare bacini di laminazione. E quindi il consorzio ha cominciato a lavorare in questa direzione. Ad oggi abbiamo realizzato importanti interventi, abbiamo oggi realizzato 180 circa ettari di aree umide, e abbiamo approfittato per realizzare anche dei boschi idrofili, siamo circa 65-66 ettari. Lungo i corsi d'acqua abbiamo potuto realizzare delle fasce tampone e abbiamo, diciamo, riqualificato complessivamente oggi circa 50 chilometri di canali di quelli che avevamo in gestione. È ancora poca cosa rispetto al totale, noi abbiamo 2.500 chilometri
però insomma è già un bel passo, soprattutto perché l'effetto di quei lavori, di quegli interventi, ha dato degli ottimi risultati, sia dal punto di vista dell'abbattimento dei nutrienti, che dal punto di vista della laminazione delle piene, del miglioramento della sicurezza idraulica del territorio, ma anche dal punto di vista paesaggistico, fruitivo, ricreativo, e quegli interventi che inizialmente venivano, diciamo, visti di non buon occhio, bisogna dire la verità, oggi invece sono apprezzati, richiesti, fruiti, e quindi la sensibilità del nostro comprensorio è molto migliorata da quel punto di vista, diciamo, l'opposizione a quando proponiamo interventi di questo tipo è completamente scemata, anzi sono interventi che vengono richiesti. E quindi riusciamo oggi, in alcune occasioni, anche a proporre interventi di quel tipo al di fuori dei finanziamenti del bacino scolante, e quindi per semplici interventi di difesa del suolo o anche attraverso convenzioni con le amministrazioni locali, le province, le città metropolitane e o addirittura i comuni. In cantiere oggi abbiamo alcuni interventi, è un momento, diciamo, non particolarmente fortunato, però insomma abbiamo in cantiere la realizzazione di altri 9,4-9 ettari di aree umide, e un altro quasi 2 ettari di boschi grofli, e poi abbiamo fasce tamponi per altri 6 chilometri e altri 2 chilometri e mezzo di riqualificazione dei canali. Non è la fine, pur i numeri in questo momento non particolarmente alti, perché abbiamo in progettazione una serie di altri interventi che speriamo nel prossimo anno e in quelli successivi di riuscire a portare a cantiere. E qui ho portato anch'io un esempio della storia, no? Di come nascevano i consorzi, ne hai già parlato tu prima, riferimento alla bonifica integrale. E dal 1920 circa, insomma nei primi anni del Novecento, fino alla fine del Novecento, i consorzi di bonifica prevalentemente lavoravano con lo scopo della bonifica integrale, cioè la trasformazione integrale del territorio affinché lo stesso potesse essere utilizzato dal punto di vista agronomico per la coltivazione e o per l'utilizzazione urbana, la realizzazione di edifici di carattere urbano ma anche industriale, diciamo così. E quindi vediamo le foto che sembra molto simile a quella che ha mostrato prima, ma una volta così si scavavano i canali a mano in mezzo ai campi e con le cariole. Oggi, e quindi si scavava quel poco che serviva, cioè era difficile pensare di fare un canale tanto più grande, visto l'impegno che ci si doveva mettere di quello che serviva. E quei canali così realizzati hanno fatto il loro servizio, sono riusciti a consentire, diciamo, lo sviluppo totale del nostro territorio. Anticipo un attimo la foto, l'immagine prossima, e quindi siamo passati da quella carta che è ancora più antica perché è della fine del Settecento, primi anni dell'Ottocento, è la carta del Gonzac, che rappresenta il nostro territorio come era in quell'epoca. Le linee verdi bellissime che vediamo in questa immagine è esattamente il percorso dei nostri principali canali. Lì vediamo il Muson, vediamo il Marzenego e vediamo il Dese, che si vedono abbastanza bene, per voi che non li conoscete fate più fatica, ma insomma queste tre linee quelli rappresentano. Oggi di tutti quei boschi che c'erano attorno ai canali è rimasto ben poco, il canale è diventato soltanto una sezione trapezia arginata che porta più rapidamente possibile in laguna. Con gli interventi che stiamo facendo stiamo cercando di tornare indietro, ma non ce la faremo mai ad arrivare a quel risultato. E comunque, tornando a questa invece, vediamo che dal 2000, cioè, insomma, come dicevo prima, dal 1985, insomma, i primi anni 90, abbiamo potuto cominciare a realizzare quegli interventi. La realizzazione di quegli interventi appunto ha dato il suo effetto, il suo beneficio sul territorio, tant'è che l'ultima legge regionale per la bonifica, quella che ha portato alla fusione dei 20 allora consorzi di bonifica agli attuali 10, ha introdotto nel proprio articolato delle nuove competenze per i consorzi di bonifica, e quindi è esplicitato in legge che i consorzi devono lavorare anche per migliorare la qualità dei corpi idrici in gestione, e quindi dà più forza ancora a questa nostra azione. Sotto vediamo alcune immagini di
di interventi che vi relazionerò anche in seguito, ma che fanno ben vedere quanto lontani siamo con questi nuovi interventi rispetto al punto di partenza, a dove siamo partiti. Bene, questi interventi qua, attraverso questi interventi abbiamo cercato di riportare il canale che vediamo a sinistra nell'immagine, che partiva dalla sezione che vediamo a metà schermata, quindi i canali che avevano lo spazio di allargarsi, perché appunto avevano ampie fasce all'interno delle quali si potevano liberamente muovere in condizioni ordinarie o in condizioni di piena, furono concentrati soltanto in un alveo centrale e all'occorrenza anche arginato. L'obiettivo di questi interventi appunto è dare più spazio a questi corpi idrici. Qui vediamo un po' il punto di partenza ancora. C'è stato un periodo attorno agli anni 70 in cui addirittura i canali in questa zona venivano completamente cementificati. Il pensiero era appunto che il cemento, essendo più liscio del terreno vegetato, consentiva un allontanamento delle acque più rapido e quindi sono state costruite vere e proprie autostrade dell'acqua. Lo vediamo nella prima immagine in alto a sinistra, siamo attorno agli anni 70, in fase di costruzione il canale scolmatore di Mestre, che ha fatto anche lui il suo bel servizio per il territorio, perché ha consentito al centro di Mestre, la piazza Ferretto, che è proprio la piazza centrale di Mestre, di non andare più sotto acqua. Quindi non è che si possa dire che quelle fossero opere sbagliate, erano opere che avevano un altro obiettivo e non forse così lungimiranti come possono essere quelle che stiamo cercando di fare oggi. Poi chissà cosa diranno di noi i nostri posteri. Comunque poi vediamo ancora interventi attorno all'abitato di Mestre con canali che erano prevalentemente, almeno nella parte centrale, realizzati in calcestruzzo. E l'arginatura, ma significativa ancora, è l'immagine in basso a destra, dove vediamo la modalità di manutenzione che facevamo di quei canali. Vediamo una batteria di due trattori che corrono, e l'obiettivo che c'era all'epoca era appunto di tenere la vegetazione più bassa possibile. Vediamo addirittura che il trattore a valle fa polvere, quindi ha il braccio molto abbassato per tagliare il più possibile la vegetazione, e quello di monte ce l'ho addirittura in acqua. Qua sono partite delle animazioni, va bene, che ci mostrano lo stesso canale scolmatore come si presenta oggi. Il canale scolmatore è stato uno dei primi che ha potuto godere di questi finanziamenti. Non abbiamo fatto grandi passi avanti all'epoca, non c'era la possibilità di rimuovere tutto quel calcestruzzo che vediamo nella foto in alto a sinistra con l'immagine con la data 1976, perché poi attorno gli elementi erano prevalentemente urbanizzati, a meno di quella parte terminale del corso d'acqua che vediamo nell'immagine di destra, e addirittura a fianco del canale scolmatore corre la tangenziale di Mestre, e quindi è stata semplicemente costruita una fascia tampone lungo tutto il suo percorso, che lo porta, diciamo, all'immagine di valle, dal mio punto di vista esteticamente sicuramente migliore, dal punto di vista della qualità delle acque non dà quell'effetto sperato. Vediamo invece quello che abbiamo fatto nei canali attorno a Mestre. Abbiamo rimosso in questo caso solo uno dei lati, la sinistra idraulica, del canale, e dato più spazio alla possibilità di esondazione del canale. Qui l'acqua è in un momento di basso livello. Abbiamo posizionato delle paratoie a valle che consentono l'innalzamento artificiale del livello dell'acqua, così che possano essere costantemente allagate anche quelle golene che qui vediamo in fase di costruzione, che oggi sono completamente vegetate, quelle qui le vediamo nelle immagini successive, e che consentono l'attivazione di quei processi di fitodepurazione di cui parlavamo prima. E anche qui l'effetto è evidente, sono dal punto di vista paesaggistico è cambiata completamente la situazione, e anche dal punto di vista della qualità delle acque. Cioè, i monitoraggi fatti negli anni successivi dimostrano appunto il beneficio di tutti questi interventi. Qui siamo in un'area che poi è diventata veramente di pregio, perché vedete attorno tutto un bosco. Il canale in realtà
quando fu costruito, gestiva un'area di campagna e poi il Comune di Venezia è riuscito ad ottenere la disponibilità delle aree a costruire il famoso ormai Bosco di Mestre. All'interno di questo Bosco di Mestre continuava a passare questo nostro collettore in calcestruzzo e abbiamo avuto l'opportunità, in accordo con il Comune e con la Regione, di eliminare il calcestruzzo e realizzare in entrambi i lati a questo punto, perché abbiamo lasciato il bosco un po' più lontano e abbiamo potuto creare un canale, diciamo così, rinaturalizzato. Un po' di geometria sinusoidale, anche quella se vogliamo un po' artificiale, perché la natura non avrebbe probabilmente dato queste curve. Si vede ancora la mano dell'uomo. E nell'ultima immagine, in basso a destra, vediamo come si presenta oggi. Carlo, ancora 5 minuti. Perfetto, benissimo. Pensavo di essere stato più veloce. Altre immagini di canali qui attorno a Mestre, dove abbiamo potuto realizzare queste golene di abbattimento. Allora salto un pochettino immagini di questo tipo e vedo di arrivare a qualche numero. Questo è un bellissimo intervento che abbiamo fatto sul fiume Zero, dove vediamo una rinaturalizzazione dello Zero, che era prima dei lavori quello appunto rappresentato nell'immagine che vi mostravo prima. Siamo arrivati poi a fare interventi molto diffusi nel territorio, siamo in zona Scorzè, e una rinaturalizzazione che partendo da piccole aree, queste sono aree da un metro e mezzo circa, attorno ai canali, mantenendo la sinuosità del canale esistente e lasciando all'interno di questi bacini la possibilità per lui di muoversi in ambiti, diciamo, più alberati. Questi sono interventi invece dove abbiamo messo giù delle fasce tampone. L'immagine fa vedere bene il beneficio di questo intervento. La sezione rappresenta lo stato progetto, quanto abbiamo realizzato. Le verticali 1, 2, 3, 4 e 5 sono dei piezometri. È stato fatto il monitoraggio, diciamo, dei nutrienti all'interno delle acque prelevate da questi piezometri e il risultato lo vediamo bene nell'immagine sotto. Si legge da sinistra a destra, come fosse la sezione, sinistra c'è il campo, destra c'è il canale, più è verde, più alto il livello di nutrienti, più è bianco, più basso il livello. Le linee rosse fanno vedere il periodo di fertilizzazione e il campionamento è stato fatto con cadenza mensile. Quindi vediamo bene come l'effetto della fascia tampone, in particolare dell'albero quello più basso fra i piezometri 3 e 4, e genera dei processi di denitrificazione e nitrificazione che portano praticamente all'annullamento del carico di nutriente che arriva al canale. L'albero più in alto dà un minor beneficio perché è talmente alto da far sì che il suo apparato radicale non interessi il flusso di raccolta della falda che arriva al canale. E quindi il beneficio di quell'albero non si vede. Questi esperimenti ci hanno consentito anche di migliorare gli interventi futuri. Abbattimento, 88% dell'azoto che transita attraverso la fascia tampone, scusate, 70% dell'azoto totale. Qua abbiamo ancora esempi di degli interventi, vado avanti fino alla prossima, perché poi le foto sono presso poco tutte simili, fanno vedere alcune diversità ciascuna da un intervento all'altro, però il concetto è quello che abbiamo detto. Mi fermo qualche secondo su questo perché è l'intervento più ampio che abbiamo fatto, il cave di Villetta di Salzano. Qui abbiamo riutilizzato delle ex cave senili, quindi un'area che non aveva più un valore, diciamo, per la coltivazione, mentre negli altri casi avevamo interessato delle aree agricole, e questo è un po' un peccato perché se si devono realizzare interventi di questo tipo, la cosa migliore sarebbe, a mio avviso, intervenire in aree, diciamo, industrializzate, già sfruttate, senza andare a sottrarre della superficie agricola. Evidentemente però l'urbanizzato è difficile da trasformare e l'agricolo invece è la cosa più facile anche dal punto di vista economico. Ottimo sarebbe poter utilizzare aree urbanizzate dismesse, ma i costi sono purtroppo molto, molto elevati. Speriamo che in futuro ci venga incontro un po' di normativa. Ecco, in questo caso abbiamo realizzato all'interno di un'area di 60 ettari un bacino di fitodepurazione da 25 ettari, che ha alcune particolari
alcune particolarità dal punto di vista idraulico che sorvolo, ma soprattutto è stato interessante la sua fase costruttiva. Essendo l'area, come avete visto prima dalle immagini di ortofoto, già alberata, già insomma rinaturalizzata, si era proprio naturalizzata da sola, l'intervento che abbiamo realizzato si è concentrato e ha dovuto, per lasciare spazio all'acqua, tirare giù alcuni alberi in sostanza, e lo sforzo progettuale fu proprio quello di individuare quali settori erano di minor pregio e quindi sacrificabili, diciamo così, da un certo punto di vista, per lasciare spazio agli elementi di fitodepurazione. Qui vediamo appunto gli interventi, alcune aree sono state anche lasciate alberate, ma portando in sofferenza l'apparato radicale delle piante con il nuovo livello di acqua che abbiamo imposto, e quindi negli anni ci sono stati degli schianti che alcuni sono stati rimossi, ma gran parte li abbiamo lasciati là per creare della, diciamo, microbiologia diversificata all'interno dell'area di fitodepurazione. I risultati di abbattimento che ha dato questo intervento, anche questi sono ottimi, diciamo, rispetto alle aspettative. Abbiamo il 76% dell'azoto ossidato, il 49% dell'azoto totale, vedete, 57% del fosforo, scusate, 43% del fosforo totale e il 66% dei solidi sospesi. Il bacino può consentire anche la laminazione delle acque del Marzenego. Dal punto di vista del ripopolamento di vegetazione e di specie, di fauna, insomma, è stato importante. La foto della nutria non è nostra, è di un altro sito, della nutria in bocca alla volpe, scusate. La volpe c'è, abbiamo anche la foto della volpe che cammina sui laghetti ghiacciati, ma non siamo stati così fortunati da beccarla con la nutria in bocca, quindi abbiamo usato un'altra foto rubata altrove, che non saprei dirvi dove. Anche qui l'area è stata realizzata per poter essere fruita, quindi l'argine è percorribile, lo vediamo in fase di costruzione e poi in fase di realizzazione, e di attuale, scusate. Ancora immagini degli interventi, accelero perché mi sa che ho perso il periodo. Mi fermo con questa, forse. L'esperienza che abbiamo maturato non è ancora finita, continuiamo ogni volta che realizziamo un intervento a fare sperimentazioni nuove. Questa è una delle ultime realizzate, abbiamo voluto provare a non mettere a dimora della vegetazione. Qui abbiamo soltanto lanciato qualche bennata, e si vede bene nell'immagine a sinistra, di Phragmites proveniente dal canale nel 2019 maggio. Ad agosto 2020 la natura ha fatto tutto da sola e siamo arrivati all'immagine di destra. Si notano bene i nuclei di Phragmites dove li avevamo buttati e la velocità con cui sta crescendo. Ancora interventi di sperimentazione, comunque il risultato in termini di abbattimento è indubbio, in termini di ripopolazione anche, di ripopolamento anche, e le ultime immagini le avevo dedicate alla gestione, eccole qui, e vediamo che è quello della manutenzione gentile, avevamo pensato, ma di questo ho capito che avete fatto un seminario qualche settimana. No, l'abbiamo solo accennato, quindi spiega quali sono gli elementi essenziali. Allora lo vediamo qui. Allora, lì anche dove il canale non è stato, non abbiamo potuto fare interventi di allargamento, di naturalizzazione, abbiamo modificato l'approccio in termini manutentivi e quindi limitiamo lo sfalcio della sezione alla sola parte, diciamo, di sommità e ai primi metri della pendenza della scarpata, diciamo, lasciando la vegetazione al piede. Questo dal punto di vista manutentivo ha dato ottimi risultati, perché appunto diminuisce di molto l'erosione, diminuendo di conseguenza la necessità di espurgo nel tempo e di protezione con palio, roccia, che era l'ingegneria tipica che usavamo prima di questo nuovo approccio. E l'effetto della vegetazione consente una riduzione appunto dei nutrienti transitati nel canale, anche se non in maniera così rilevante, perché per garantire un minimo di sicurezza idraulica dobbiamo comunque lasciare la parte centrale della vegetazione, quello avete visto nell'immagine che hai mostrato prima, insomma, non possiamo permetterci di lasciare il canale completamente vegetato.
perché altrimenti l'impatto sul flusso delle acque è troppo rilevante, però lasciando soltanto le sponde laterali, gli effetti di abbattimento dei nutrienti si notano comunque e soprattutto si nota molto la crescita, diciamo, di vita attorno a questi canali, sia per diciamo, insetti impollinatori, vediamo poi le libellule, le rane, insomma, e avifauna se ne trova molto più del passato, e anche dal punto di vista paesaggistico i canali vengono molto più apprezzati. Per poter, diciamo, rompere l'opposizione territoriale, per i primi anni abbiamo dovuto dare una rasatina, cioè lasciavamo anche l'erba, diciamo, la vegetazione che lasciavamo al piede, cercavamo di lasciarla ordinata, quindi no, le teste le taglievamo in modo che la gente capisse che eravamo passati e che non ci eravamo dimenticati di fare la parte di fondo, ma era stata una libera scelta. Un po' alla volta siamo riusciti a spiegare l'intervento che stiamo facendo, e è stato un intervento, un approccio abbastanza impegnativo anche al nostro interno, perché gli operatori stessi non erano proprio così contenti di lavorare in quel modo, perché erano stati istruiti a fare in modo diverso. E adesso facciamo ogni anno, prima dell'attività di sfalcio, un ripasso agli operatori, ricordando l'importanza, insomma, per sensibilizzare anche il nostro personale sui motivi per cui lavoriamo in questo modo. Non possiamo mantenere manutenzione gentile in tutto il reticolo idrografico, perché abbiamo delle realtà in cui i canali sono molto piccoli rispetto al territorio che devono gestire e soprattutto allo sviluppo urbanistico che ha avuto quel territorio negli ultimi anni. Oggi il nostro comprensorio ha un grado di urbanizzazione che va dal 30 al 40%, quindi è veramente urbanizzato, lo si vedeva in una delle immagini che ho mostrato prima dell'urbanizzazione del territorio nazionale, il Veneto e in particolare l'entroterra veneziano sono fra le parti di quelle immagini più rosse che ci sono in Italia, quindi è fortissima l'urbanizzazione nel nostro territorio. Con un po' di ritardo, ma ci sono arrivato. Alla fine. Perfetto, grazie mille. Perché nessuno dice niente. No, allora, grazie mille Carlo. Ci sono già delle domande per te. Chiedo a tutti, insomma, quelli che hanno curiosità, richieste, di scrivere domande in chat che vengono raccolte e vengono poi proposte al termine del secondo intervento. Che è quello di Marco Monaci, che invece ci fa vedere alcuni interventi realizzati su canali di bonifica all'interno, diciamo, dei territori di bonifica dell'Emilia Romagna. Grazie Carlo ancora. Perfetto, intanto mi leggo le domande, allora poi darò le risposte alla fine dell'intervento di Marco. Sì, 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 poi tutta la parte del dibattito viene gestita da Elena Dan e Mariolina Papa, che stanno raccogliendo tutte le domande. Grazie. Grazie. Bene, buongiorno a tutti. Chiedo intanto conferma che si veda la presentazione e si senta bene l'audio. Si vede e si sente bene. Ok, datemi una mano a tenere controllato il tempo, per favore. Cercherò di andare veloce. Io vi mostrerò, come dice il titolo, quali sono gli interventi di riqualificazione integrata dei canali realizzati in Emilia Romagna. Questi interventi chiaramente hanno preso spunto dalle azioni, dalle misure portate avanti negli ultimi 20 anni dal Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, che ci ha appena presentato Carlo Bendoricchio, e prima ancora Consorzio di Bonifica Desesile, prima dell'unificazione. In Emilia Romagna, andiamo avanti alla presentazione, nel 2015 il CIRF, insieme alla stessa regione, ha messo a punto, appunto prendendo spunto da quanto fatto in Veneto, le linee guida per la riqualificazione ambientale dei canali. Quindi questo è il punto di partenza di una serie di interventi che poi sono stati effettivamente realizzati sul territorio. In particolare io vi presenterei il progetto Life Rinasce, che è stato proprio una diretta conseguenza di queste linee guida, ovvero il Consorzio di Bonifica Emilia Centrale, di cui vi mostrerò alcuni dati in seguito, cioè nelle prossime slide, insieme alla Regione Emilia Romagna, hanno preso proprio spunto da queste linee guida
e hanno provato a applicarle, a sperimentarle sul territorio del consorzio, così da cercare di dare concretezza e fornire una verifica di efficacia ed efficienza di queste linee. Quindi nel 2013 Regione, Consorzio di Bonifica Emilia Centrale hanno scritto una proposta LIFE, ovvero hanno chiesto un finanziamento alla Commissione Europea, il progetto è stato finanziato e da lì è partita la realizzazione di una serie di interventi. Il progetto LIFE Rinasce, che è l'acronimo di riqualificazione naturalistica per la sostenibilità integrata idraulica ambientale dei canali emiliani, ma di fatto il significato del progetto è proprio quello di sperimentare interventi simili a quelli che ci ha mostrato adesso Carlo Bendoricchio. Vediamo dove ci troviamo. Siamo, come vi ho anticipato, nel Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, a sede a Reggio Emilia. Gestisce tutto il territorio della provincia di Reggio Emilia, più una piccola parte del territorio parmense ovest e un'altra piccola parte del territorio modenese est. Il territorio gestito dal consorzio è sia montano che di pianura, ma diciamo che la parte dei canali ovviamente si trova nella parte di pianura. Vediamo se riesco a mostrarla con l'evidenziatore. Questo fitto reticolo di canali che attraversa tutta l'area di pianura, quindi gli interventi che vi mostrerò sono localizzati in questa porzione. La superficie totale, giusto per dare qualche numero, del Consorzio di Bonifica Emilia Centrale è di circa 3.000 km quadrati e nella parte di pianura sono presenti più di 3.000 km di canali, prevalentemente di origine artificiale, ovvero scavati, come detto anche in precedenza, ex novo in un territorio che prima era paludoso per liberarlo dalle acque e renderlo disponibile all'agricoltura e agli insediamenti. Il progetto LIFE Rinasce è un progetto che è appunto partito nel 2014, doveva terminare a dicembre 2018, ma in realtà c'è stata una proroga, è terminato a dicembre 2020, quindi pochi mesi fa. Aveva un budget totale di circa 2 milioni di euro e di questo 2 milioni di euro circa 800 mila euro sono stati impiegati per realizzare alcuni interventi di riqualificazione dei canali. Scopo generale del progetto era quello di dimostrare che l'applicazione congiunta delle direttive acque e alluvioni era possibile e anzi era molto efficace anche nei canali di bonifica. Implementazione congiunta significava dimostrare che una nuova gestione dei canali potesse permettere sia di gestire il rischio di alluvione, il rischio di esondazione dei canali, ma anche migliorarne la qualità ecologica. Questo è l'obiettivo generale. Nello specifico, Il progetto LIFE Rinasce si è posto alcuni obiettivi ecologici e idraulici ben determinati. In particolare, miglioramento degli habitat per anfibi, fauna ittica, macroinvertebrati, carabidi o odonati, quindi gli interventi sui canali dovevano raggiungere questi obiettivi ecologici, incremento della copertura delle fasce ripari, delle zone umide, della copertura a canneto, elofit, lunghi canali, anche miglioramento della qualità dell'acqua e della funzionalità, diciamo, ecologica dei canali. Dal punto di vista invece idraulico, gli interventi che si sono andati a realizzare hanno cercato di dare risposta al problema di esondazione che questi canali portavano al territorio. Da qui l'integrazione, no? Il fatto di dimostrare che era possibile risolvere le problematiche di esondazione dei canali insieme a un miglioramento ecologico degli stessi. Per dimostrare questa teoria, che il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive di fatto ci aveva già mostrato essere una teoria basata e quindi efficace, sono stati individuati quattro canali sperimentali. Li vedete individuati in questa mappa. Il primo di essi si chiama Collettore Alfiere, cade in provincia di Reggio Emilia. Gli altri tre canali cadono invece nella porzione modenese del Consorzio di Bonifica Emilia Centrale. Due in comune di Carpi e uno che si divide tra il comune di Carpi e il comune di Nove di Modena. Come anticipato, La strategia di intervento sui canali ha preso spunto dalle linee guida scritte insieme tra Regione Emilia-Romagna e CIRF
in particolare la scelta strategica che le linee guida propongono e che il Life Rinasce ha voluto sperimentare è quella che è necessario dare spazio ai canali per avere, con uno slogan, più ambiente per meno rischio idraulico. E vi anticipo che gli interventi realizzati e tutti i materiali progettuali sono stati sintetizzati in un manuale tecnico che è scaricabile all'indirizzo che vedete indicato in basso a destra, quindi quando avrete il PDF della presentazione potete cliccare e scaricare tutta la documentazione tecnica del progetto Life Rinasce, oppure semplicemente andare in Google e scrivere manuale tecnico Life Rinasce e trovare questa pubblicazione. Andiamo velocemente a vedere gli interventi. Vi dicevo, sono quattro. Partiamo da quello tutto sommato più classico che ricalca in parte gli interventi realizzati nel consorzio di bonifica acque risorbive. Ci troviamo a nord della città di Carpi, il diversivo Fossa Nova Cavate, il tratto di diversivo di Fossa Nova Cavate di interesse, quello indicato in rosso, sono circa 900 metri. È un canale ad uso promiscuo, ovvero è un canale che ha la funzione di scolo, ovvero in caso di pioggia allontana le acque, ma anche una funzione irrigo, ovvero nel periodo da maggio a settembre all'incirca viene parzialmente invasato, ovvero e le acque invasate nel canale vengono prelevate dagli agricoltori per irrigare i campi. Quindi, canale, classica sezione trapezoidale, con la particolarità di essere affiancato, lo vedete indicato da questa linea gialla tratteggiata, da un cavo irriguo posto a una quota più alta. Cavo irriguo, il cavo Gusmea, vediamo un po', ce lo vediamo, eccolo qua, si può vedere. Cavo irriguo che invece ha solo funzione irriguo, ovvero tutto l'anno lo trovate, anzi l'avremmo trovato, adesso non c'è più, e vedrete perché. Comunque, come tutti i cavi puramente irrigui, è vuoto tutto l'anno, tranne da maggio a settembre, quando viene invasato proprio per portare le acque per l'irrigazione. Perché è importante far vedere questo parallelismo tra i due canali? Perché in questo caso l'intervento si è concentrato su questa banca che separa il condotto irriguo posto in sommità con il diversivo Fossa Nova Cavata scavato in trincea. Vediamo una sezione. Sezione, stato di fatto, era quella verde. Voi vedete il puntatore quando lo muovo, questo rosso? Spero di sì. Sì, lo vediamo, Marco. Bene, bene. Il diversivo Fossa Nova Cavata è questo che vedete in basso a destra. Poi vedete questo grande panettone di terra e nella parte sommitale il cavo Gusmea. Scopo dell'intervento è stato quello di, abbiamo detto, lo slogan, dare spazio ai canali. Lo spazio dove l'abbiamo cercato? L'abbiamo cercato in questa porzione indicata in gialla che separava i due canali. Se avessimo per fare cosa? Per creare una sorta di banchino o gollena allagabile con la doppia funzione di laminare le piene, cioè laminare le acque in caso di piena, ma anche creare nuovi habitat lungo un canale che invece normalmente era mantenuto, come vedete nella foto, completamente sfalciato, privo di diversità morfologica e di fatto quindi anche di biodiversità. Scavare questa porzione di terra indicata in giallo avrebbe però comportato lo svuotamento del condotto irriguo, avrebbe eliminato il setto che li separava. Quindi il condotto irriguo è stato tombato, ovvero è stato ricoperto, e le acque irrigue attualmente vengono veicolate da una tubazione posta al di sotto del canale irriguo. Quindi tombamento, ricopertura, diciamo le terre indicate in giallo sono state portate a ricopertura dell'area indicata in rosso. E la nuova sezione di progetto è quella indicata ora in rosso, quindi alveo di magra, banchina allagabile. Vediamo quindi l'intervento. Vi propongo una serie di immagini che mostrano l'evoluzione dell'intervento dall'anteopera al postopera. Questo è il cavo Gusmea, ovviamente vuoto prima dell'intervento, sostituito da una tubazione irrigua, come prassi in questo territorio quando si hanno canali puramente irrigui. Quindi non è stato tombato un canale di scolo che ha una funzionalità più simile a quella di un canale, di un corso d'acqua naturale. E vabbè, questa è la sommità con i pozzetti di ispezione. Quindi, terminato il tombamento del cavo Gusmea, che nella foto correva dove è indicata la linea rossa, si è passati ad approfondire la banca che separava il diversivo dal canale Gusmea. Quindi, scavo.
Ecco, vedete la banchina appena scavata. Prima in questo punto avreste trovato una sponda come quella che indico qui nella parte sinistra della foto. Adesso il ciglio di sponda è stato arretrato fino a essere portato dove vi indico con il cursore rosso ed è stata creata questa banchina allagabile. In questo caso, se avessimo realizzato solo, diciamo, l'intervento solo in questo modo, avremmo aumentato l'efficienza, diciamo così, idraulica del canale, ma non avremmo apportato sostanziali benefici ecologici al canale. Cosa succede però? Aver dato più spazio disponibile al canale ha permesso di diminuire la necessità di effettuare quegli sfalci periodici della vegetazione che invece nel canale trapezoidale, a sezione minimale, sarebbero stati dovuti e quindi si è di fatto questa banchina lasciata andare, prendetelo insomma tra virgolette, ovvero si è data la possibilità alla vegetazione di crescere. Adesso è in atto una sorta di successione ecologica dalle prime specie pioniere a quella che dovrà essere poi una vegetazione più consolidata. L'intervento è stato completato poi dalla messa a dimora di un trifilare arbustivo posto alla base di questo rilevato arginale e in sommità a destra e a sinistra. Si vede già da questa foto come nella sponda lato sinistro l'operazione di manutenzione della vegetazione continueranno a tenere sfalciata la sponda, mentre dall'altra parte queste operazioni potranno essere, non dico annullate, ma sicuramente meno frequenti. E da qui vediamo quindi la funzione ecologica, tenete conto che questa è una foto che risale a 2 anni e mezzo, 3 dopo l'intervento, quindi ci vorrà tempo per vedere gli effetti ecologici. Qui vedete l'effetto naturalistico, qui si può intuire l'effetto idraulico, no? Quindi una sorta di cassa di laminazione in linea aggiunta lungo il canale, permettendo quindi di abbassare la probabilità di esondazione del canale. Termino questa descrizione sul diversivo facendo notare che nella parte sommitale dell'intervento dove scorreva il irriguo, di fatto adesso si è andata a costruire una spontanea pista di ciclo pedonale sfruttata molto dalla popolazione della città di Carpi che si trova molto a ridosso del canale e che quindi inizia già spontaneamente a individuare il canale come un luogo anche per lo svago e non solo di interesse naturale. E qui qualche dato, 900 metri, circa 300.000 euro costo dell'intervento, per lo più dovuto al tombamento del canale, cioè al costo della posa in opera della tubazione irrigua. E vado veloce, canale acque basse modenesi, canale che nella parte in basso della foto si trova in comune di Carpi, nella parte in alto si trova in comune di Novi di Modena. L'intervento è stato simile, quindi ve li mostro velocemente tutti e due, e ha previsto anche in questo caso di creare una banchina allagabile all'interno del canale, il quale però ha una peculiarità rispetto a quello che abbiamo visto in precedenza. Mentre il canale precedente aveva una sezione trapezia, questa ha una sezione, sì, trapezia, ma con due banchine transitabili dai mezzi di manutenzione all'interno del canale. Banchine che vengono allagate normalmente con una frequenza molto, molto, molto bassa, perché si trovano molto a distanza dal fondo del canale, cioè si trovano molto in alto rispetto al fondo del canale. L'intervento, quindi, per creare una banchina allagabile a fianco di un albero di magra, è stato realizzato in questo modo, quindi abbassamento della banchina allagabile e creazione di, scusate, abbassamento della sponda e della banchina posta una quota più alta e creazione di una banchina allagabile. Anche in questo caso, maggior volume, diciamo, a disposizione, quindi per l'obiettivo idraulico, maggior spazio a disposizione per poter permettere una colonizzazione spontanea, in particolare da parte del canneto. Tra la banchina e l'albero di magra e posizionamento in sommità di un filare arbustivo per 4 km di canale. Questo è l'intervento, questo è il canale pre-intervento, la banchina di interesse in questo caso in comune di Modena è questa che vedete a destra nella foto. Anche in questo caso scavo della banchina, intervento appena realizzato. La banchina è quella che vedete in destra. Ovviamente all'intervento appena realizzato gli effetti ecologici è ben difficile vederli. In realtà
è ben difficile vederle anche a distanza di 2 o 3 anni, nel senso occorre dar tempo ai canali di essere ricolonizzati da specie vegetali e animali. Funzione idraulica dell'intervento, vedete la banchina a sinistra non toccata dall'intervento e non interessata quindi dalle acque, banchina destra invece allagata. Questo allagamento ha sia una funzione idraulica, ma in realtà porta anche vita, nel senso che nell'acqua possono scorrere semi, sedimenti, materiale organico che vanno a creare un substrato che poi può permettere la colonizzazione da parte della vegetazione e l'arrivo di specie animali. Stesso intervento realizzato a Novi di Modena, anche in questo caso banchina posta molto in alto rispetto al fondo del canale, abbassamento, vedete, della banchina. Arretramento del ciglio di sponda con sponda a minor pendenza, no? Maggior coricata, quindi tentando anche di risolvere problemi di erosione sfondale. Intervento appena realizzato, si può, penso, cogliere anche dalla foto come la sponda lato acqua dell'intervento realizzato abbia una bassa pendenza, quindi sia intrinsecamente più stabile, mentre vedete. Nella parte di sponda non toccata, vedete una sponda molto verticale, sintomo di erosione di scivolamenti della sponda verso il canale, con necessità poi di realizzare interventi di consolidamento, mentre la sponda con questa pendenza tendenzialmente permette di diminuire la necessità di interventi di consolidamento. Quindi da sponda abbastanza verticale a sponde coricate. E vedete qui. L'anno dopo, mi pare, un anno e mezzo dopo la realizzazione dell'intervento, si vede la sponda sinistra priva di diversità biologica di fatto, la sponda destra che inizia a essere colonizzata dal canneto, da alcune specie arbustive pioniere, specie erbacee, di erbacee, floride, di interesse floristico. E dicevo, forse si intravede in sommità, posa di messa a dimora di specie arbustive lungo tutta la lunghezza dell'intervento. Ecco. Intervento di sbancamento realizzato su circa 2 km di canale e forestazione su 4 km di canale. Collettore alfiere. E Giuseppe, dimmi quando mancano per favore 10 minuti, così riesco a gestirmi. Troppo tardi, ne mancano 5. Ok, vado veloce. Collettore alfiere. Peculiarità del collettore alfiere. La finalità è sempre stata quella di dare spazio ai canali. Qui lo spazio ai canali l'abbiamo preso in modo diverso. Si è sfruttata anche in questo caso una banchina che non veniva allagata dal canale, ma non è stata direttamente connessa al corso d'acqua. Qua vedete nella parte alta della sezione la banchina non allagabile. In questo caso sono state create delle bassure umide collegate, connesse idraulicamente al canale tramite delle tubazioni poste lì sotto di una pista di manutenzione. Qui per esigenze di manutenzione il consorzio ha preferito mantenere una pista che attraversasse l'intervento. Quindi vedete, collettore alfiere, linea gialla, scavo della banchina della bassura umida, connessione della bassura umida al canale, piantumazione su circa 2 km. Qua vedete, appena realizzato l'intervento, le bassure umide a fronte di un evento piovoso si sono riempite, quindi hanno aumentato lo spazio a disposizione del canale, hanno permesso di gestire in modo più efficiente l'evento piovoso. Poi le bassure ovviamente negli anni hanno iniziato a essere colonizzate dalla vegetazione ed essendo disconnesse dal canale non subiscono nessuna azione di manutenzione da parte dei consorzi. Quindi in realtà loro sono lasciate alla libera evoluzione e come vedete iniziano a essere colonizzate. Parliamo di circa 1 ettaro di bassure umide su 1,2 km di canale. Questa è sempre la bassura umida in alta stagione, messa a dimora in sommità di circa 2 km di specie arbustive e così via. Andiamo avanti. Vabbè, questo invece è lo stesso canale. Nel caso in cui questa banchina è una porzione di canale in cui la banchina era meno estesa rispetto al caso precedente, non sono state create le bassure umide, ma è stata riprofilata la sponda. Si è passati da una sponda verticale a una sponda a decisamente minor pendenza. Sponda a pendenza minore significa, come ho detto prima,
maggior stabilità, minor necessità di effettuare interventi di sfalcio della vegetazione, quindi abbiamo il canneto che può crescere in modo più semplice e quindi aumentare, diciamo, la biodiversità del canale, ma abbiamo notato anche l'effetto collaterale che una sponda così coricata favorisce molto, o meglio, negli ultimi 5 anni ha di fatto precluso alle nutrie di creare tane lungo la sponda, e non creando tane non si sono creati quei fenomeni di franamento spondale che purtroppo le nutrie in altri, si vede bene, no, si intravede in questa foto nell'altra sponda, che lunghi canali creano notevoli problemi di stabilità. Vado veloce con un intervento in parte di stampo più classico, vado direttamente agli interventi, evito la premessa di dove nasce questo intervento, ma di fatto si vede molto bene in questa planimetria, per gestire problemi di rischio idraulico in un comprensorio industriale della città di Carpi, in provincia di Modena, si è deciso di ampliare il canale precedentemente a sezione trapezoidale, creando anche in questo caso una banchina allagabile, ma questo si è valutato che non fosse sufficiente per gestire il problema di rischio idraulico presente, quindi è stata costruita una cassa di espansione a finalità multiple, cioè con una spiccata finalità anche naturalistica oltre che idraulica. Qui vedete la banchina e il canale come era pre-progetto, lo scavo e la possibilità di essere colonizzato dalla vegetazione. Vediamo se procede. Ecco la banchina allagabile appena scavata, la prima colonizzazione, adesso vedremo negli anni cosa succederà, e poi lo scavo della cassa d'espansione. Scavo di cassa d'espansione in cui, vediamo meglio nelle foto seguenti, è stata creata cassa d'espansione di 3 ettari, è stata creata una zona umida di circa 1 ettaro a livelli diversificati, che sta favorendo ovviamente la presenza di, in particolare, avifauna, ma anche insetti, eccetera. Qui vedete la porzione di zona umida della cassa d'espansione da diverse angolazioni, e questo intervento è molto importante per la città di Carpi perché è subito a ridosso del centro abitato, quindi svolge non solo una funzione idraulica e naturalistica ma anche una importante funzione fruttiva, ovvero anche in questo caso la popolazione, i cittadini spontaneamente ha iniziato a usare questi luoghi come zone di svago, come zone in cui andarsi a rilassare. Io direi che se il tempo è finito potrei fermarmi qui. Se volete, non vi parlo di gestione della vegetazione, perché gli interventi realizzati con Life Rinasce sono simili a quelli del progetto di quanto realizzato in Veneto nel consorzio Acque Risorgive. Se volete, comunque nelle slide è tutto disponibile. Se Giuseppe ho un altro minuto, ma non di più. Sì, ce l'hai. Vi mostrerei un intervento realizzato prettamente... No, non questi, scusate, vado avanti. Qui ci sono interventi di ingegneria naturalistica, ma non ho tempo di illustrarli. Vi mostro un intervento realizzato in ambito prettamente urbano, dove solitamente si ritiene che non sia possibile coniugare la gestione idraulica con quella naturalistica. Siamo in provincia di Bologna, nel comune di San Giovanni in Persiceto. Il canale, questo è un intervento nel 2010, si presentava in questo modo, quindi con ben pochi spazi di manovra. Gli spazi di manovra sono stati trovati andando a verticalizzare, almeno a sinistra nella foto, le sponde e andando a ricreare, seppur poco, una piccola banchina allagabile che vedete qua a sinistra nella foto. Parliamo di 1 metro, 1,5 metri, ma questa è stata sia piantumata sia è stata data la possibilità alla vegetazione di colonizzarla. E questo è l'intervento a circa, mi pare, 10 anni dalla realizzazione, e ha cambiato di molto l'aspetto anche solo paesaggistico del canale. L'ultima 3 slide, da un'altra angolazione, canale pre-intervento, canale post-intervento dopo pochi anni, canale come lo possiamo trovare adesso. Se vado indietro, anche solo a livello di impatto visivo, di piacevolezza, di andare a fare una passeggiata lungo il canale, è cambiato di molto l'aspetto, quindi qualche possibilità per fare bene anche in ambito urbano penso che possiamo averlo. Io mi fermerei qui. La presentazione è più lunga, ovviamente è tutto disponibile quando la scarico.
Perfetto, grazie Marco. Abbiamo visto quindi due territori diversi che comunque partivano, diciamo, territori con un forte livello di artificializzazione e anche in alcuni casi di urbanizzazione, una carrellata di straordinari interventi che possiamo definire integrati, comunque sono interventi win-win che hanno quindi risolto problematiche diverse, dalla mitigazione del rischio idraulico alla riduzione dell'inquinamento alla ricostituzione di valore estetico paesaggistico, così come di habitat e di aree per specie di interesse comunitario. Siamo andati come sempre un po' lunghi, quindi io non mi trattengo ancora e lascio spazio alle domande e al dibattito. Grazie Giuseppe. Allora, inizierei. Le prime domande sono arrivate per l'ingegner Bendoricchio. Parto con la prima di Bonetti. Dice che è notizia di ieri di un report del Provveditorato per le Pubbliche del Triveneto, funzione antinquinamento, ex magistrato delle acque, che evidenzia l'azione di ostacolo da parte del MOSE allo scarico delle acque in laguna, in concomitanza chiaramente ad eventi di piena. Bonetti le chiede se alla luce di questo aspetto non si rafforza ancora di più la necessità di realizzare questo tipo di interventi, aree umide e riqualificazione appunto dei canali di bonifica per aumentare da un lato la capacità di trattenuta delle acque di scolo e contemporaneamente abbattere gli inquinanti e recuperare gli ecosistemi. Sì, sicuramente alla domanda sì. Non ho letto il report del provveditorato e l'esperienza che abbiamo avuto noi invece nelle chiusure lunghe, quelle di dicembre dell'anno scorso, abbiamo registrato un beneficio in termini di gestione dei nostri livelli perché la chiusura del MOSE è riuscita a mantenere il livello, diciamo, costante. Non abbiamo avuto il calo della bassa marea, ma i picchi sono stati tagliati molto bene. E a noi quelli che danno fastidio sono prevalentemente i picchi. Le portate scaricate sono sempre state positive, mai in negativo, mentre quando andiamo normalmente nelle grandi alte maree abbiamo addirittura il flusso che rientra, diciamo così. Però indipendentemente da questo leggerò con attenzione il report del provveditorato e è una delle preoccupazioni che c'erano in fase di costruzione del MOSE. E la risposta è certamente sì, se così fosse, è ancora più importante realizzare interventi di questo tipo, realizzare bacini di fitodepurazione e laminazione. Noi oggi non chiamiamo più, non ne realizziamo più bacini di laminazione fine a se stessi, ovviamente, hanno sempre il funzionamento in condizioni ordinarie, quindi quando non sono utili alla laminazione, hanno sempre il funzionamento per fitodepurazione. Abbiamo 7-8 interventi in progettazione di quel tipo, anche privi di finanziamento, ma ci teniamo pronti per eventuali improvvisi disponibilità finanziarie. Grazie mille. Lo stesso Bonetti chiede inoltre se tra le funzioni di queste aree umide, aree di laminazione, c'è anche quella di creare delle riserve idriche, ai fini irrigui nei periodi più siccitosi. Sì, c'è anche questo, le usiamo anche per questo motivo e purtroppo per come è fatto il nostro comprensorio. Poi la distribuzione di quell'acqua ai campi è molto onerosa perché appunto la grande urbanizzazione che abbiamo comporterebbe degli acquedotti di distribuzione particolarmente costosi nel rapporto euro-ettaro perché abbiamo troppe infrastrutture da superare. Quindi l'acqua che riutilizziamo la rimettiamo comunque nel canale, usiamo il canale di bonifica come vettore e quindi dal punto di vista irriguo non hanno un'efficacia eccezionale, ma danno fronte a quella una o due bagnate nei periodi irrigui molto secchi, cioè consentono questo elemento qua. Perfetto, passo alla domanda successiva di Ennio Bonfante. Ci chiede dal punto di vista economico gli interventi tradizionali e io aggiungo non solo da un punto di vista dei costi di realizzazione ma anche dei costi di gestione, come si relazionano con i costi invece degli interventi che avete realizzato, che mi permetto di specificare ad Ennio Bonfante non sono propriamente interventi di ingegneria naturalistica,
che abbiamo visto invece realizzati in ambito dell'Emilia Romagna, ma sono interventi di riqualificazione, diciamo, del corso d'acqua. Quindi dal punto di vista economico avete avuto modo di valutare sia sulla realizzazione che sulla manutenzione una riduzione dei costi, o siamo lì? No, allora, gli interventi che vi ho illustrato sono tutti finanziati dalla Regione e hanno finanziamenti variabili dal 1 milione ai 7-8 milioni di euro l'uno, diciamo, però sono interventi importanti e quindi, diciamo, è poco significativo come elemento e forse dovrebbe essere confrontato con il costo della realizzazione di un bacino di laminazione di pari capacità di invaso. A quel punto la differenza del costo non c'è. Cioè, costruire un bacino di fitodepurazione barra laminazione o solo laminazione, la differenza non c'è. E noi invece, dicevo prima, siamo mutati tanto anche come approccio del consorzio e quindi anche lì dove abbiamo l'opportunità o la necessità di recuperare frane lungo i corsi d'acqua che si manifestano per erosione o per presenza di nutrie o vari motivi, abbiamo la possibilità di intervenire o con pali e roccia, quindi con un'ingegneria, diciamo, di bonifica classica, oppure attraverso l'allargamento del canale e l'addolcimento della sponda. Questo secondo intervento è più costoso normalmente ed è molto variabile a seconda del territorio in cui ci troviamo. È più costoso perché comporta l'esproprio in sostanza, quindi ha due svantaggi. Uno è più lungo nel tempo, cioè se dobbiamo intervenire per recuperare una frana, quattro pali, un po' di roccia, in una settimana l'abbiamo sistemata. Se invece dobbiamo intervenire addolcendo la sponda, dobbiamo avviare una procedura espropriativa 6-8 mesi come minimo per arrivare a cantiere. E i costi sono leggermente più alti, però variabili in funzione dell'area in cui ci troviamo. Cioè se l'area è pregiata dal punto di vista agricolo costa di più, lì dove invece non è interessante l'uso agricolo costa meno. Impossibile in ambito periurbano o urbano, perché a quel punto i costi sono abbondantemente più alti. Quindi per concludere, noi usiamo questa ultima, l'allargamento e l'addolcimento della sponda solo dove dobbiamo fare fronti lunghi, quindi abbattiamo il costo della procedura espropriativa. Cioè se devo andare a fare l'intervento di 20 metri di frana non ci penso proprio, pali e roccia. Se invece devo fare interventi da 2, 3, 500 metri, allora, e siamo in campagna, allora attiviamo questo secondo tipologia di intervento. In termini di manutenzione, invece, una volta che siamo intervenuti, non ho granché esperienza, diciamo, da portare in questo senso, perché quando fai pali e roccia, una ventina di anni stai tranquillo, quando abbiamo fatto interventi di questo tipo, non sono ancora passati 20 anni, ma per il momento siamo ancora tranquilli. Ecco, quindi... Poi la manutenzione che dicevo prima della sponda, del primo metro di sponda e della superficie, la dobbiamo fare in ogni caso sempre. Vero è che lì dove abbiamo fatto ingegneria di questo tipo abbiamo meno superficie da sfalciare in realtà e quindi siamo un po' più veloci, quindi produciamo con una velocità di qualche chilometro in più a ora. Perfetto, grazie mille. Mi riaggancio alla questione dell'ingegneria naturalistica con una domanda a Marco Monaci, così magari cerchiamo anche di chiarire questo aspetto della differenza tra gli interventi. Francesco Maggi chiede appunto se la maggior parte degli interventi sono di ingegneria naturalistica o di ricostruzione naturale spontanea, dice lui. Se riesci proprio a farci questa distinzione, visto che anche nel tuo caso hai parlato in maniera specifica di interventi di ingegneria naturalistica, forse... chiariamo la terminologia corretta. Allora, intanto, se sentite del rumore, specifico che io sono dovuto salire in auto, quindi spero che mi sentiate, quindi vi sento ma non vi vedo, quindi spero che l'audio sia sufficientemente chiaro. Ti sentiamo benissimo. Ok, allora, al di là della terminologia, io vi dico quello che è stato realizzato nell'intervento Life Rinasce, nel senso che una parte degli interventi ha previsto la realizzazione, la messa a dimora in questo caso di fasce arbustive, quindi andando a non aspettare la colonizzazione delle piante, ma cercando di indurre e di velocizzare il processo. Mentre per quanto riguarda le specie lofitiche, le specie più a contatto col corso d'acqua, in realtà non è stato realizzato nessun intervento di induzione, ma si sta semplicemente aspettando che ci sia una colonizzazione sfruttando
di fatto canali limitrofi che in realtà continuano ad avere questa copertura. Quindi io non so se questa è la domanda, se era esattamente questa la domanda. Diciamo che la mia risposta è: l'intervento di riqualificazione nel caso dell'AIFA Rinasce è stato di tipo misto. In parte si è cercato di accelerare, realizzare l'intervento di rehabitat, chiamiamolo così, e in parte invece si sta aspettando che la natura faccia da sé. E parlando invece di ingegneria naturalistica, io interventi non ne ho mostrati, nel senso che ingegneria naturalistica intesa come consolidamento delle sponde tramite l'utilizzo di materiali meno impattanti o possibilmente vivi, non li ho mostrati, ma in realtà sono stati realizzati in altri ambiti, sempre dal Consorzio di Bonifica Emilia Centrale. Non so se ho chiarito o meno. Sì, cioè, mi riferivo a una parte delle tue slide che non ci hai mostrato, ma che avevano titolo quello. No, infatti. Nel senso che io non vi ho mostrato alcuni interventi di consolidamento spondale in cui il franamento della sponda è stato bloccato con la realizzazione di palificate o palizzate, quindi un'incastellatura di palerie in castagno, a cui poi sono stati aggiunti in alcuni casi degli astoni di salici, quindi elementi vivi, cercando quindi di riqualificare, almeno dal punto di vista vegetazionale, la sponda. Quindi è stato un misto tra consolidamento strutturale con elementi morti e riqualificazione con elementi vivi. Perfetto. Però, non avendolo illustrato... No, ma penso sia già più chiaro. Marco, okay. Ne approfitto per farti un'altra domanda di Gilberto Baldaccini. Chiede se questa tipologia di interventi può ricadere nella categoria degli interventi integrati ai sensi del decreto legge 133 del 2014. Ah, scusate, avevo iniziato a rispondere ma avevo staccato il microfono. Direi assolutamente di sì, nel senso che se per interventi integrati intendiamo un intervento che mi risolve problematiche idrauliche e mi dà integrati che si possono realizzare sui canali artificiali. Non so se Giuseppe, che vedo comparire, vuole aggiungere altro, però questi interventi sono nati proprio come strategia in modo integrato. No, non aggiungerei altro, anche perché insomma, conosco questi interventi poco, cioè li conosco da quello che mi hai fatto vedere tu, direi di sì, insomma, sono del tuo stesso parere, che tanto i tuoi quanto diciamo, gli interventi illustrati da Carlo Bendoricchio hanno quella caratteristica. Di interventi che in un qualche modo mitigano, diciamo, il rischio idraulico, ma puntano a incrementare, diciamo, la qualità ecologica del corpo idrico. Ovviamente gli interventi integrati da questo punto di vista sono pensati soprattutto per i corpi idrici naturali, però invece, quindi con riferimento soprattutto al decreto che è citato da Gilberto Baldaccini, ma in senso più ampio certamente tutti gli interventi visti oggi sono interventi integrati. Grazie mille. Allora, avrei un'altra domanda per l'ingegner Bendoricchio. Claudia Rossato ci chiede, è una domanda che interessa anche a me sinceramente, come siete intervenuti su aree private, cioè come avete gestito questo aspetto delle particelle adiacenti al corso d'acqua che avete poi incluso negli interventi. Con la procedura espropriativa, sempre in qualche occasione con accordo bonario, ma quasi esclusivamente con procedura espropriativa. Ok, progetto, opera pubblica, dichiarazione di pubblica utilità e avvio della procedura. Ok, Emanuela Sarzotti chiede appunto qualche informazione in più sui costi degli interventi. Ne hai già parlato prima, se vuoi aggiungere qualcosa. Allora, noi lavoriamo normalmente con, dipende dalla dimensione della sezione del canale. L'esperienza che abbiamo noi è viaggiamo da 80 a 180 euro al metro lineare per la realizzazione in
dell'intervento, diciamo, di consolidamento con l'addolcimento della sponda. E questo però è difficilissimo a trovare un numero, diciamo, utile da usare come punto di riferimento, perché a seconda di quanto è profondo il canale e la caratteristica del terreno, se è sufficiente un 3x2 di 3 su 2 di pendenza della sponda, o se bisogna andare oltre, comporta i costi di allargamento, cioè di esproprio. Poi una volta che, quando realizziamo interventi in quel tipo lì, il costo è esclusivamente l'esproprio, perché poi ci sono le ore dell'escavatore che tira sulla sponda, mentre se lo facciamo con pali e roccia, sono più escavatori, più uomini, più mezzi, è proprio completamente un cantiere diverso. Il primo con l'addolcimento è bellissimo per noi, ma ci vogliono i tempi di programmazione, cioè interviene l'ufficio espropri più che l'ufficio gestione. Dall'altra parte invece solo mezzi e uomini. Certo, poi va bene, sui costi degli interventi ne ha già parlato anche Marco, quindi ha già dato un'idea di quanto possono essere costati quegli interventi lì. Giuseppe, vuoi aggiungere qualcosa? No, su questo no, visto che sono ancora molte altre domande, Elena, lascerei spazio alle risposte. D'accordo, allora... Elena, se posso aggiungere solo un minuto su una parola che ha detto Carlo, molto importante, che è la programmazione. Un'erosione di 20 metri che magari è venuta, intervengo in modo con l'idraulica classica. Per realtà la maggior parte dei canali, o molti canali, hanno problemi di conclamati da tempo, quindi è molto importante che i consorzi riescano a prevedere e stimare il costo degli interventi e anche le tempistiche di esproprio per tempo, in modo da essere pronti quando arrivano i fondi, perché solitamente succede che quando arrivano i fondi si tirano fuori, no, i progetti dal cassetto, ma se il cassetto è pieno di progetti di consolidamento con materiale roccioso o quant'altro, si farà solo quello. Quindi il consorzio a quel risorgivo è lungimirante, parte per tempo. Il suggerimento che anche gli altri consorti partano per tempo a immaginarsi altro che non un consolidamento di stampo classico, avere pronti progetti di questo tipo. Mi aggiungo io allora con un'ulteriore considerazione. È necessario che passi, però, che non si può richiedere ai consorzi o alle regioni di individuare i cantieri immediatamente cantierabili, perché l'immediatamente cantierabile non può passare per la procedura espropriativa. Quindi quando dal Ministero arrivano le richieste, spendimi i soldi in fretta, in sostanza, noi non possiamo che fare interventi di classici. Cioè devono mettere in conto che un immediatamente cantierabile, se vuole intervenire con queste logiche, deve avere i tempi di gestazione, perché quando vai a parlare a qualcuno e gli porti via la campagna, bisogna mediare, bisogna lavorare, non è una roba che si fa in 2 giorni, capisci? Quindi è importante che questa consapevolezza arrivi dappertutto, insomma. Noi ci prepariamo con una pianificazione, preparando già gli espropri, preparando già le mappe, ma quei tempi, diciamo, di doppio passaggio in consiglio comunale e di doppia notifica alla proprietà, che vanno via 30 più 30 giorni ogni volta, sono obbligati, e quindi sicuramente da quando c'è l'opportunità di spesa, quando posso concretizzare la spesa, come minimo passano 9 mesi. Diciamo che come minimo sono 6, però mediamente 9. Ecco. Sì. Grazie mille. E ritorno a Marco, se riusciamo a sentirti bene. Riguardo alla realizzazione di queste aree di espansione a valenza multipla, insomma, quindi idraulica ma anche ambientale ed ecologica, Pietro Felice Petrucco dice che lui spesso questo tipo di opere le ha viste quasi sempre secche e aride. Come si vanno incontro a periodi di siccità? Cioè si riescono a gestire sia in periodi di piena che in periodi di magra, garantendo in queste zone comunque una certa quantità d'acqua? Sì, allora, parto dall'ultimo intervento che vi ho mostrato, questa cassa di espansione a fini multipli. Allora, questa cassa di espansione è connessa a un canale irriguo
posta nelle vicinanze tramite una tubazione, quindi nel periodo dell'irrigazione che va da maggio a settembre, che è quello anche più problematico in termini di siccità, una parte dell'acqua è derivata dal canale irrigo per mantenere comunque una lama d'acqua dentro la zona umida. Nel periodo invece autunno-invernale, nel caso di questa cassa espansione, chiaramente questa si riempirà e svuoterà in funzione delle piogge, ma una parte del fondo è stata scavata a una profondità sufficiente per entrare in contatto con quella faldina ipodermica che è presente a circa 1,5 metri sotto il piano campagna, che permette almeno di non mandare in asciutta totalmente tutto l'ettaro di zona umida. Quindi in questo caso la zona umida funziona come un polmone, si riempie e si svuota con livelli e riempimenti diversi in funzione dei periodi dell'anno e in funzione della disponibilità d'acqua. Per quanto riguarda invece le banchine ricreate lungo i canali, nel nostro caso sono state pensate per essere allagate solo in caso di piena, quindi non diventano delle zone umide perennemente allagate con funzione depurativa come quella che ci ha mostrato Carlo Bendoricchio. Le nostre vengono, cioè nostre, del Consorzio Emilia Centrale, vengono riempite solo in caso di pioggia, quindi in questo caso si svilupperà un ecosistema più adatto a condizioni aride piuttosto che a condizioni di umidità continuativa. Ci vuole un po' di accortezza, non è sempre semplice trovare la giusta soluzione. Grazie Marco. Tornerei a Bendoricchio con un altro paio di domande. La prima riguarda quei canali che ci ha mostrato con una certa sinuosità. Lorenzo Brignoli ci chiede se li progettate con qualche metodologia, cioè se ci sono delle linee di progetto per definirne la sinuosità oppure no. Se fate delle valutazioni, insomma, di no, tipo... Magari fossimo così bravi, no. Sono un disegno del geometra disegnatore che cerca normalmente di copiare quello che qualche canale attorno ha ancora in naturalità. Se vedete, vi ho mostrato alcuni interventi dove c'erano dei canali che si vedevano ancora belli sinuosi. Se abbiamo spazio cerchiamo di copiare quelle dinamiche lì, però normalmente l'esempio che ho mostrato dove abbiamo fatto le curve è esattamente il disegno di CAD del collega che l'ha fatto. Purtroppo non avevamo ancora quell'esperienza. Gli interventi che vi ho mostrato risalgono anche a 20 anni fa, diciamo, come primi tempi di progettazione. Nel tempo siamo migliorati tanto, ma non siamo ancora arrivati a quel punto. Grazie mille. Faccio un altro paio di domande. Stefano Roma chiede se nella fascia salvaguardata, nella fascia di rispetto, durante la manutenzione lasciate comunque le essenze arboree e arbustive presenti o se attuate una manutenzione più spinta. No, dipende. Anche io non sono, rispondo solo con dipende, mi dispiace questa roba qua, però in realtà è proprio così, no? Allora, nei 4 metri dove dobbiamo passare per la manutenzione normalmente non lasciamo niente, lasciamo libero, a meno che il canale non sia sufficientemente piccolo da poter essere gestito solo dall'altro lato, però normalmente teniamo libere entrambe le sponde, mentre in alveo, cioè nella scarpata, lasciamo crescere anche la parte arborea arbustiva, perché abbiamo proprio dato spazio al fiume perché quella possa essere realizzata, e soprattutto nei primi metri di pendenza della sponda lì mettiamo quelle che usiamo come fasce tampone. Poi più ci avviciniamo all'acqua, ovviamente più cala la parte arborea arbustiva e diventa quella acquatica. Perfetto. Per quanto riguarda invece i problemi di erosione spondale, avete utilizzato eventualmente delle geostuoie? Ci chiede Antonio Propato. No, nemmeno. La pendenza che diamo alla sponda è sufficiente per tenerla stabile e in varie occasioni si è dimostrata non tale, cioè ha generato comunque un po' di erosione, l'abbiamo recuperata anche poco, devo dire, negli anni successivi, perché cerchiamo di dare tanto spazio che la frana ci possa anche stare a quel punto e quindi lasciamo che evolva il canale nella sua naturalità. E negli interventi più antichi siamo oggi arrivati a fare
i primi interventi di controllo della vegetazione, perché non possiamo lasciare crescere troppo gli alberi, perché altrimenti se poi quelli vanno in acqua diventano un problema. E però anche lì hanno dato buoni risultati, insomma, ovviamente non lo facciamo portando a tabula rasa, ma in maniera selettiva. La vegetazione che ne è derivata ha creato delle fascine che abbiamo utilizzato per il momento in un progetto LIFE in laguna per la protezione delle balene, e che stiamo cercando di rendere continuativo con un accordo con il provveditorato, il comune e la regione. Quindi in teoria dovremmo riuscire a mettere a regime e affinché tutto il materiale che produciamo da questi interventi poi trovi spazio in laguna per proteggere le balene. Perfetto, ti ringrazio. Un'ultima domanda per il momento. Claudia Rossato chiede: nei canali irrigui di piccole dimensioni, penso si riferisca a canali di scolo in zone agricole che poi sono comunque afferenti alla rete principale irrigua, diciamo. Ci sono delle azioni migliorative per la qualità ambientale e avete eventualmente esperienza anche su canali di questo genere? Su canalette così piccole, allora, premetto che noi non abbiamo una forte vocazione irrigua, quindi quasi tutta la nostra irrigazione è per l'innalzamento del livello di falda da una rete di bonifica che usiamo ad uso promiscuo, e l'irrigazione raramente avviene attraverso poi irrigatori, ma solo proprio con l'innalzamento del livello di falda. Quindi non ho una grande esperienza in questo senso, e sui canali piccoli, 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 se si riferisce a quelli diciamo da ciglio ciglio, da un metro e mezzo, no, non siamo ancora intervenuti con interventi del genere, e sono anche quelli sui quali tendiamo a non fare la manutenzione gentile, perché purtroppo la forte pressione urbana che c'è attorno li rende rischiosi. Insomma, la nostra alto comprensorio, quindi quello dell'Alta Padovana, che è gestito da piccoli canaletti di questo tipo qui, e lì dove sono gestiti vengono ancora gestiti diciamo un po' alla vecchia maniera, perché non c'è lo spazio per farlo. Un po' alla volta stiamo cominciando ad allargarli, e a quel punto si potrà gestire con vegetazione, ma solo dopo l'intervento di allargamento. Grazie mille. Passerei un'altra domanda a Marco Monaci. Ci sei, Marco? Sì. Perfetto. Lorenzo Domenichini chiede: come viene garantita l'efficienza del collegamento idraulico mediante le condotte che ci hai mostrato tra il collettore Alfieri e l'area umida creata parallelamente alla sponda, e se è necessaria una manutenzione per il rischio di occlusione? Sì, allora, sono andato molto veloce durante la presentazione. Allora, queste condotte, che sono delle tubazioni diametro 30 centimetri circa, sono state posate a circa 10 centimetri sopra il fondo del collettore Alfiere, del canale, e della bassura umida. Quindi creano una connessione diretta. Come si riempie la bassura umida? Allora, il collettore Alfiere si riempie per due motivi. Si riempie o in caso di pioggia, quindi si innalza l'acqua all'aumentare della pioggia, essendoci questo collegamento posto sul fondo, l'acqua passa attraverso il tubo, entra nella bassura umida, e quindi il livello dell'acqua tra canale e bassura in questo caso viene portato, cioè automaticamente diventa identico. Secondo motivo per cui si riempie il collettore Alfiere è durante la stagione irrigua, perché il collettore Alfiere è un canale di tipo promiscuo, quindi da maggio a settembre viene invasato, si innalza artificialmente il livello dell'acqua, e anche in questo caso l'acqua travasa, diciamo, attraverso la tubazione nelle bassure umide, e queste si portano allo stesso livello del collettore. Non c'è nessun tipo di regolazione, paratoie, quindi quello che entra entra, quello che esce esce. Chiaramente negli anni, di fronte alle due estremità della tubazione, una nel collettore Alfiere e una nella bassura umida, ci potrà essere il problema di crescita della vegetazione, intasamento, eccetera. Quindi per garantire la connessione occorrerà controllare, e anche controllare che il tubo non si intasi. Come dire, il riempimento comunque non avviene per sormonto di quella pista di manutenzione che vi ho mostrato essere presente tra il canale e la bassura. Quindi si riempie solo attraverso la tubazione posata sul fondo.
Grazie mille Marco. Prego, prego. Torno da Bendoricchio, ci sono una serie di altre domande. L'intervento è stato molto apprezzato, in particolare da Anacleto Rizzo, che le fa i complimenti. Tra i vari aspetti che ha trattato, è stato molto colpito dal cambio di percezione nell'accettazione di questa tipologia di interventi. Anacleto Rizzo vorrebbe avere magari qualche dettaglio in più, qualche commento, qualche aneddoto sugli scontri che avvenivano in passato sulla gestione del reticolo e questa invece nuova fase di accettazione attuale degli interventi. Questa è bella. Allora, io ti racconto questa. I primi anni temevo gli incontri pubblici, oggi li aspetto, nel senso che una volta quando presentavamo questi primi interventi c'erano i comitati contro, perché queste aree di fitodepurazione generavano zanzare, portavano topi, portavano sporco. Adesso invece quando andiamo a presentarli la gente li ha già visti, li conosce, li apprezza e ci chiede quanto tempo ci metteremo a realizzarli. E questo secondo me è la migliore risposta e la più soddisfacente che possiamo avere quando lavoriamo in questo modo. Aggiungo anche quando abbiamo problemi con le proprietà, che invece chi viene espropriato si lamenta sempre, giustamente, perché insomma sacrifica del suo per un interesse comune, non è così poi sempre facile, no? Ecco, l'incontro pubblico ci aiuta a fargli superare questa difficoltà. Perché poi per loro diventa difficile esprimere la propria posizione di contrapposizione in un incontro pubblico dove sono gli unici a non essere d'accordo e quindi purtroppo per loro insomma questi incontri ci aiutano, diciamo. E l'altra cosa che è cambiata in maniera rilevante è l'approccio delle amministrazioni locali che in passato appunto si opponevano in alcuni casi a interventi di questo tipo, forse anche perché cercavano di ottenere il massimo consenso da quei comitati che si formavano contro e oggi invece anche loro volentieri si affiancano al consorzio per realizzare questi interventi. I due ultimi anni qua di Covid hanno aiutato ancora di più dal mio punto di vista perché andando nei weekend meno lontani da casa rimaniamo più vicini a casa e quindi tanta gente ha potuto vedere ciò che avevamo realizzato dietro casa e ancora non aveva visto e quindi sono arrivati diciamo commenti positivi anche da questo punto di vista e abbiamo veramente tante richieste da parte delle amministrazioni comunali per trasformare i corsi d'acqua principali che hanno nei loro comuni. Non ci chiedono solo di fare la pista ciclabile o il camminamento, che quella è un po' una richiesta frequente, ma anche di trasformare il canale affinché possa diventare più facilmente, cioè più con elemento più positivo vissuto, insomma, ecco, quindi di portargli questa vegetazione. Grazie mille. Faccio una serie di altre velocissime domande, siamo quasi verso le 5. Mariolina chiede se avete già eseguito delle stime quantitative sull'effetto degli interventi ai fini della laminazione delle piene. Sì, abbiamo fatto, adesso non ho i numeri, non me li ricordo qui, però sugli interventi più grossi che abbiamo realizzato come effetti di bacino di laminazione abbiamo i modelli che calcolano diciamo il taglio del picco di piena e abbiamo poi sistemi di monitoraggio che ci fanno vedere insomma il beneficio nell'ambito degli eventi che hanno subito. E mentre negli interventi diffusi, quindi di lunghi, diciamo, cioè quelli realizzati proprio lungo l'alveo, l'asta del canale, in cui la laminazione avviene solo perché c'è più spazio nel canale, di quelli abbiamo solo gli elementi di progettazione, quindi le simulazioni di progetto, poi non abbiamo controllato ad opera ultimata, insomma, ad opera eseguita. Lo vediamo per esperienza diretta, perché il livello in canale rimane più basso, però non siamo andati a vedere se effettivamente l'evento di piena che c'è stato corrispondeva o era assimilabile a uno passato che invece aveva generato l'allagamento, cose del genere. Ok, passiamo ad un altro aspetto di miglioramento che è quello relativo alla qualità delle acque. Diego Bianchi fa due domande in particolare. Chiede dopo quanto tempo si percepiscono e si vedono effettivamente gli effetti di miglioramento della qualità delle acque.
chiede qual è la percentuale di sponde rivegetate, fitodepurate, lui dice, per il miglioramento della qualità. Allora, premetto anche qua, noi i monitoraggi li abbiamo fatti quasi esclusivamente nei sistemi di fitodepurazione più grandi, quindi quando facciamo il bacino di fitodepurazione barra laminazione, perché lì abbiamo normalmente un'entrata e un'uscita e quindi è più facile mettere in piedi sistemi di monitoraggio. Calcoliamo la portata e la concentrazione in ingresso e calcoliamo la portata e la concentrazione in uscita e quindi riusciamo a fare il bilancio, diciamo. Quando invece siamo lungo il canale, che interessa magari più di qualche chilometro, diventa difficile avere l'entrata e l'uscita perché ci sono delle immissioni laterali, c'è una dispersione nel periodo estivo per l'irrigazione, insomma, per l'uso dell'acqua irrigua e cose del genere. E quindi i monitoraggi sono prevalentemente della prima. Invece abbiamo tanto monitoraggio sulle fasce tampone, uno degli esempi che vi ho portato prima. Allora, lì nelle aree di fitodepurazione gli abbattimenti li vediamo già dal primo anno, cioè dalla prima stagione di vegetazione, e anche in maniera con numeri importanti, ma quello è probabilmente perché sta crescendo la vegetazione, cioè è il momento in cui assorbe di più. Poi quando sono arrivate a regime, il sistema, diciamo, continua ad avere ottimi risultati, però si stabilizzano. E quindi già dal primo anno gli effetti si vedono e poi per i primi 2 anni è più alto e poi si stabilizza. Mentre quello sul lungo il canale, ci sono degli studi che non abbiamo fatto noi, stiamo provando a metterne in piedi uno quest'anno per vedere proprio l'effetto sul canale, diciamo, normale, però non ho ancora numeri di questo tipo nostri. Sarà interessante vederli poi, siamo curiosi. Faremo un altro seminario ad hoc. Datemi un anno, due, dai, che così. Volentieri. Allora, un'altra domanda, sempre per lei. Se vi è capitato di dover applicare tecniche di rinverdimento corticale sulle sponde dove il rinverdimento naturale era troppo lento. Ho un collega forestale che ce lo vieta, nel senso, avevamo inizialmente, però non c'erano ancora io in consorzio, avevano cominciato a mettere, beh, o meglio, scusate, gli alberi li mettiamo sempre, cioè la parte arborea arbustiva la mettiamo sempre, piccolina, piccola, piccola, e lasciamo poi che cresca. Mentre semine di erbe e cose del genere non ne facciamo. Abbiamo provato negli ultimi interventi a cercare di accelerare diciamo, lo sviluppo, mettendo proprio bennata, escavatore che tira su una bennata dal canale vicino e la porta in quei punti là. Non so se ho risposto perché non avevo neanche capito tanto bene la domanda. Sì, Eventualmente me la credo risponderà con proprio una di via sì. No, ingegneristica, meno naturalistica, che no, 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 ho voleva il risposto forestale. perfettamente. Mi posso collegare a questa domanda? Ne approfitto per inserirmi con una domanda che non ha fatto nessuno, che vale anche per Marco nel caso. Se avete avuto problemi, nelle zone, diciamo, di movimenti terra con la colonizzazione di invasive Sì. e come eventualmente le avete gestite? So che è una domanda un po' complessa. Sì, È sì. uno dei problemi, insomma, di quando si fanno i movimenti terra. Non sono tanto capace di rispondere, avrei bisogno del collega Paolo che. Chiedo magari a Marco se vuole dire qualcosa. Sì, allora, premesso che anch'io sono un povero ingegnere, seppur ambientale, provo a riportarvi in parole povere quello che ci hanno detto. E gli esperti naturalisti che hanno monitorato gli interventi dell'Life Rinasce. Cioè loro hanno visto che dove è stata scavata questa banchina, quindi si è portata la terra nuda, o meglio, è rimasta la terra nuda, chiaramente in un primo momento sono arrivate sia specie pioniere autoctone, ma anche specie pioniere alloctone, quindi teoricamente non erano gradite, diciamo, tra virgolette, ma lasciando andare, cioè non facendo nulla, si è visto, almeno in questi casi, che pian piano entrambe le pioniere stanno iniziando a essere sostituite invece da specie autoctone, non invasive, quindi che non danno problemi. Almeno questo è quello che abbiamo visto dal punto di vista, diciamo così, erbaceo. E dal punto di vista invece, che ne so, dell'arrivo di Robinia o cose del genere, sui canali per ora non l'abbiamo visto nei canali riqualificati. Ecco. Chiaro che il problema esiste e non è di semplice soluzione.
Ok, anche su questo faremo un seminario ad hoc, visto che Eh è un sì, eh sì. argomento. Tra l'altro ho visto, scorrendo i nomi, che in realtà è presente ad ascoltarci qualcuno che ha fatto il monitoraggio sui canali dell'iFreeNASH, quindi magari o può dire qualcosa oppure organizziamo una sessione specifica ad hoc in un prossimo webinar. A proposito di monitoraggi, una considerazione di Maurizio Bacci per entrambi. Maurizio dice che sarebbe interessante il monitoraggio dell'evoluzione della biodiversità sulla rete ecologica interessata dagli interventi tramite indicatori diversi, sia macro che micro, sulla fauna e anche sulla flora. Non so se avete qualcosa da aggiungere o da Flora e dire in fauna, merito. qualcosa abbiamo fatto ed è stato, ha portato risultati veramente interessanti. E forse avevo qualche informazione sulle slide finali della presentazione a memoria, però se ci fosse l'occasione, la prossima volta mi mando qualcuno di più esperto di me e i risultati, qualche cosa c'è. E è ancora qualcosa che stiamo mettendo in piedi sugli ultimi interventi che stiamo per portare a collaudo, quindi magari anche lì. Fra un paio di anni dovremo avere i risultati anche di questi monitoraggi negli ultimi interventi fatti. Sì, Carlo, ma qualcosa hai fatto vedere nelle tue slide, perché Sì, c'erano, infatti. diciamo, immagini inequivocabili, tra l'altro appunto il fatto che una delle oasi che avete creato si chiama Oasi Licena, quindi dedicata a una farfalla, la farfalla delle paludi, diciamo che è una dei lepidotteri tutelati dalla direttiva Habitat. Quindi Maurizio chiede giustamente se state facendo appunto un monitoraggio sistematizzato anche di questo aspetto. So che per alcuni interventi certamente lo state facendo, e così come è stato fatto sia sulla fauna invertebrata che sulla fauna vertebrata all'interno dei live che ha mostrato Marco per l'Emilia Romagna. Perfetto, grazie Giuseppe. Io mi ricollego solo a quello che hai detto sull'OSI per l'ultimissima domanda che abbiamo in lista di Francesco Maggi che chiede se le aree oggetto di riqualificazione sono attualmente tutelate in qualche forma di tutela ambientale. E da noi alcune sono SIC ZPS, sono Ale e Villetta, cioè quella Licenia e quella l'Oasi di Noale sono in area SIC ZPS. E altri interventi invece non hanno questa fortuna, diciamo, però sono state nei monitoraggi che abbiamo fatto, le hanno definite come meritevoli, diciamo così. Ok. Villetta, aggiungo perché sembra che siamo troppo bravi, Villetta e Noale. Già partivano, erano quelle ex cavi senili che avevano già subito una naturalizzazione, diciamo, rinaturalizzazione naturale prima dei nostri interventi e quindi partivano avvantaggiate. Ma erano già sick prima degli interventi? O le sono? L'area di Noale no, è diventata in corso, mentre l'area di Villetta sì. Ok. Oggi stiamo facendo il successivo intervento nell'area di Noale, quindi interviene nell'area SIC. Se posso aggiungere io invece per quanto riguarda l'iFreeNASH, allora, a parte un tratto di canale che rientrava già anche quello in area SIC, gli altri anche loro non sono tutelati, ma in realtà più che una tutela formale, che anzi da quello che ho visto potrebbe spaventare anche i consorzi a realizzare interventi, quello che serve è invece un aumento di consapevolezza a partire dai tecnici degli stessi consorzi, nel senso che, come ci ha detto anche Carlo, anche all'interno dell'iFreeNASH, fatti gli interventi, adesso diciamo c'è un'opera di convincimento continuativo tutti i giorni per far sì che questi canali non vengano sfalciati, vengano mantenuti con le loro potenzialità ecologiche, quindi è più questo il lavoro, più che la tutela di ampie porzioni di territorio che potrebbero anche spaventare, o meglio, se tu fai intendere a un consorzio che se riqualifica il canale e poi gli arrivano addosso una quantità di vincoli mostruosi, è più facile, almeno dalle esperienze che vedo io, che dica non lo faccio. Se invece gli viene detto, no, guarda, tu realizzi l'intervento, te lo gestisci in base alle difficoltà del tuo territorio, però cerca di tutelare quello che hai realizzato, è più facile che questo venga realizzato. Chiaramente non è il caso delle acque risorsive che ormai è già partito da 20 anni e ha già appreso questa consapevolezza, ma per consorzi che si affacciano per la prima volta a questo tipo di interventi, forse questo è l'approccio migliore, no? Quello del impariamo facendo l'intervento.
Questo è corretto e anche noi abbiamo avuto dei problemi abbastanza importanti in questo senso, perché per esempio un'altra area che abbiamo come SIC ZPS è il fiume Sile, che non gestiamo direttamente, ma l'area SIC ZPS interviene anche al di fuori del perimetro, cioè del fiume vero e proprio, prende un'area agricola anche, dove ci sono dei nostri canali. Lì abbiamo avuto qualche difficoltà e siamo riusciti con fatica, devo dire, a far passare delle logiche di manutenzione, perché il concetto che noi sosteniamo è: se quell'area è diventata SIC ZPS, lo è diventata mentre stavamo facendo questa tipologia di manutenzione. Ora, se l'averla nominata improvvisamente SIC ZPS ci impedisce di fare quella stessa manutenzione, probabilmente viene anche meno quell'area che deve essere tutelata. Quindi deve passare che stiamo facendo una manutenzione conservativa di quel sito, che così è stato, che per quelle caratteristiche è stato così definito SIC o ZPS a seconda del caso. Certo, bisogna porre delle attenzioni e bisogna mandare gli operatori che più attenti, perché noi oggettivamente abbiamo del personale che lo capisce bene e lo fa volentieri, e altri invece che hanno una visione diversa, insomma, quindi li destiniamo alle aree più urbane. Certo, Carlo, è verissimo quello che dici, mi dai lo spunto per dire che però viceversa in altri contesti e in consorzi in cui gli operatori, diciamo, meno sensibili sono probabilmente più numerosi di quelli sensibili, in aree Natura 2000 si interviene ancora, appunto, senza usare anche delle accortezze minime che possono essere quelle della traslazione temporale di alcuni interventi, diciamo, rispettando alcune dinamiche della flora e della fauna. Quindi anche questo, diciamo, è un tema molto caldo, quello delle esigenze di manutenzione con le esigenze di tutela della biodiversità. Riguardo alla sensibilità dei vostri operatori, io mi ricordo, diciamo, il racconto del direttore, dell'ex direttore del consorzio di bonifica dell'allora De Sesile, che ci diceva sempre, insomma, che un buon bicchiere di bianco aiutava parecchio gli operatori per scegliere la strada della manutenzione gentile del canale sinusoidale, almeno all'inizio, almeno, insomma, 15 anni fa. Adesso probabilmente non è necessario. Lo vediamo. La Veneta concordo. Beh, comunque, insomma, non è soltanto in Veneto, perché il primo incontro che abbiamo fatto, l'intervento di Valentina Parco ci ha detto che quando loro, come Parco del Ticino, sono andati in Scozia a vedere interventi di ricreazione di zone umide, appunto, di gestione degli ambiti fluviali, ci ha detto che anche lì il responsabile del progetto aveva detto che una bottiglia di whisky lo aveva aiutato molto, diciamo, nel convincere i tecnici, gli operatori. Io non so se dobbiamo chiudere, forse. Sì, dovremmo chiudere. Posso solo dare due comunicazioni molto rapide, ultime che sono arrivate nella chat, poi dire che abbiamo sforato, ma evidentemente c'era grande interesse. Fabio Simonazzi ha risposto all'appello di Marco Monaci in merito ai monitoraggi dell'AIF Rinasce, e ci dice che tutti i risultati e le varie relazioni dei monitoraggi sulle varie componenti sono reperibili sul sito dell'AIF Rinasce, per chi fosse interessato. In ultimo, lancio una possibilità di confronto futuro. Andrea dice che nell'AIF Green for Blue il consorzio della bonifica renana, Bologna, sta mettendo in pratica alcune delle procedure di intervento che abbiamo mostrato oggi, e sarebbe quindi interessante un confronto in merito alle metodologie applicate. Lanciamo un tavolo di discussione futura. Benissimo, anche mi sembra dagli altri messaggi che dovremmo lanciare anche, diciamo, un webinar dedicato all'utilizzo di alcolici, diciamo, come strumento necessario per la riqualificazione fluviale. Non so se non abbiamo altre comunicazioni, io direi che le ultime domande, le ultime discussioni sui monitoraggi di fauna, flora e componenti ecosistemiche, non solo, sono un perfetto lancio per il prossimo incontro. Si terrà fra una settimana, ovviamente venerdì prossimo alle 15, venerdì 23 aprile. L'oggetto è il monitoraggio della qualità ecologica dei fiumi, sarà
moderato dal presidente del CIF Laura Leone, parteciperanno Raffaella Zorza di ARPA Friuli Venezia Giulia e Francesco Comiti dell'Università di Bolzano. Quindi si parlerà di diverse metodologie di monitoraggio, quindi diversi aspetti, fauna, flora, altre componenti che servono a capire quanto effettivamente siano stati efficaci gli interventi di riqualificazione fluviale. Grazie a tutti ancora per la partecipazione numerosa e molto stimolante con la serie di domande che sono arrivate. Potete rivedere ovviamente tutti gli interventi sulla pagina Facebook del Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale. Buona serata a tutti. Grazie mille, buona serata. Grazie a voi, buona serata. Complimenti.